anche chi ha reso possibile questa serata, cioè il sindaco di San Zenone, Luigi Mazzaro. Il preside dell'Istituto Comprensivo Mario De Bortoli. Un grazie particolare alle forze dell'ordine che sono qui presenti questa sera. Al parroco di San Zenone che ci ha dato una mano e ci ha fornito le sedie che mancavano. E a tutti voi che siete venuti a sentire due grandi italiani, Silvana e qui apro una piccola parentesi, tanti di voi già lo sanno, Silvana De Magli è una bravissima scrittrice, scrive dei libri meravigliosi. Consiglio di leggerli, di farli leggere ai vostri ragazzi. Ai vostri nipoti, sono meravigliosi, leggeteli, chiusa parentesi. Loro sono qui questa sera per venirci a ricordare una cosa molto semplice, che 2 più 2 fanno 4, che sembra una cosa ovvia, ma non per tutti a quanto pare. Parlare oggi dell'ovvio. Come due spine nel fianco, e quando immaginavo le spine nel fianco che danno fastidio, immaginavo la controparte che magari non gradisce certi discorsi e si agita. Poi invece ho capito che sì, sono due spine nel fianco, ma lo sono per me e dovrebbero esserlo per tutti noi, perché la loro testimonianza non ci deve lasciare tranquilli, ci deve dire che se loro pagano questo prezzo, anche noi siamo chiamati a fare la nostra parte. C'è una frase che ho sentito pronunciare da Gianfranco Amato a un convegno che citava Martin Luther King, che diceva: può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla. E così eccoli qua, sono venuti qui questa sera per noi, per i nostri figli e per il nostro paese. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo per rendere più bello e più giusto questo mondo. E lo dobbiamo fare. Vi è piaciuto che lei si scrive su e tramite questa mail potete essere sempre informati di queste serate che organizziamo noi come associazione IA, Verità e Vita. Bene, ora vi chiedo un'ultima cosa. Iniziamo subito a fare qualcosa per loro. Vi chiedo a tutti voi di includerli nelle vostre preghiere, loro e le loro famiglie. E vorrei iniziare questa serata pregando insieme con voi un'Ave Maria per loro. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buonasera a tutti. Dopo tante difficoltà, finalmente siamo qui. Sono qua per appunto darvi una testimonianza della mia storia. E io vengo da una famiglia di genitori che si sono separati molto presto. E quindi purtroppo perché i miei nonni volevano insomma che mia mamma non stesse da sola a Milano, aveva voglia di venire negli anni insomma, 70, no? Nel pieno 68, quando c'era
lavoro, c'era insomma questo boom economico, voleva venire da questo paesello pugliese, voleva assolutamente stare al nord per lavoro. Un carattere completamente diverso da mio papà, infatti fu un matrimonio combinato e quindi già da questo purtroppo successe che mi ricordo io già da bambino che non ho potuto prendere quelle caratteristiche, no? che sono naturali, che sono essenziali per un bambino nei primi passi della vita. E quindi ricordo, per esempio, che io cercavo il volto di mio papà, di mia mamma, cercavo i loro sguardi, cercavo, ma loro erano quindi, ovviamente, non è per fare un processo ai genitori, che ognuno ha le sue ferite, ha le sue vicissitudini, e quindi io devo raccontare ovviamente il filo della storia. Erano più occupati quindi ovviamente a litigare perché non si trovavano caratterialmente, e io ne ho fatto un po' le spese perché cercavo col triciclo di andare in giro, prendere l'attenzione, prendere comunque uno sguardo, ma non c'era niente da fare. Poi pian piano, addirittura, cosa è successo? Che a un certo punto andarono per la separazione. E quindi io mi ricordo in quel giorno proprio questa sofferenza, perché comunque già era un papà, come dire, assente per appunto motivi sicuramente non perché non mi voleva bene, ma perché comunque per non vedere mia mamma lui cercava di non venire più spesso a casa o di stare fuori anche quando era a casa per turni di lavoro. E quindi io non ho potuto prendere quell'affetto paterno, cioè ricordo che quando è andato via io ho sofferto tantissimo, per esempio, come bambino ho sentito come se una parte di me si distaccasse. E subito è iniziato con la separazione, poi il divorzio, è iniziato dentro di me proprio un senso di inferiorità nei confronti degli altri. Perché io mi fortificavo con mia mamma, che quando si dice la mamma dominante, no? La mamma dominante diventa per forza, perché se deve fare la mamma e la papà e quindi deve crescere da solo un bambino, prendi, no? Come hanno dimostrato i neuroni a specchio, tu prendi quello che ovviamente ti insegna, quindi la modalità della voce, la modalità di prendere dolce, il fatto di giocare in un certo modo, di relazionarti in un certo modo. E quindi io, quando ricordo alle scuole, per esempio le scuole primarie, le scuole già da piccolo, avevo difficoltà a relazionarmi con i ragazzi del mio stesso sesso, anche se ne sentivo proprio la, perché appunto sono maschio, quindi sentivo questo desiderio di andare verso di loro, no? All'età di 6 anni, perché poi i miei genitori sono divorziati, separati in quel periodo. Quindi alle scuole io sentivo questo desiderio di andare verso di loro, di fare anche sport, però purtroppo ero come bambino che guardava la finestra, ma non riusciva mai a prendere l'iniziativa. O se ci riuscivo, purtroppo poi succedeva che cosa? Che non come dico sempre per colpa di mia mamma, ma perché mia mamma è donna, magari mia mamma tendeva a vestirmi molto più, come dire, curato, quindi con il fiocchettino, tutto ordinato, ben, da damerino, no? E quindi i bambini stanno benissimo alla distinzione, e quindi mi dicevano: ma sei maschio o sei femmina? E quindi questo era già, come dire, una difficoltà. Poi cosa è successo? Che io, quando provavo con questa scarsa, come vi dicevo, anche autostima, perché non avevo un papà a casa, no? Cosa succede? Che i miei ragazzi comunque che hanno papà, molto spesso sono loro che già insegnano a tirare a calcio, a fare le cose, oppure a dare una pacca sulla schiena quando succede qualcosa tra i ragazzi. E io non avevo questo, quindi quando succedeva che magari volevo giocare a calcio, volevo fare qualcosa con loro, mi dicevano: ma no, ma hai tirato male, no, ma tu non sei bravo, femminuccia, cose di questo tipo. E quindi questo a me aveva già, come dire, ferito la mia mascolinità. E quindi non avevo, per esempio, ho sofferto anche tanto il fatto che non avevo il papà che mi veniva a prendere a scuola, perché
mia mamma si pagava in quattro per lavorare tutto il giorno, quindi io ne ho fatto, come dire, una sorta di altarino e ho svelato tutto il mistero, perché avevo mia mamma, per me era l'icona, no? Della purezza, della bellezza, mentre l'uomo pian piano stava diventando dentro di me, anche se io non lo sapevo, ma comunque un qualcosa di che non conoscevo, che anzi giudicavo quasi male, perché non aveva fatto soffrire mia mamma, aveva lasciato solo mia mamma, e quindi insomma è andata così. Poi cosa è successo? Che a un certo punto io, nell'età della pubertà, inizio praticamente con un mio compagno di banco, succede con gli ormoni, con l'arrivo degli ormoni, bam, mi esplode praticamente questa attrazione sessuale e romantica nei confronti del mio compagno di banco, che era quello più bello, quello più forte, quello che ce la faceva, no? A far tutto, a essere attraente verso le ragazze, a essere più, come dire, più forte in tutto. E quindi io mi ero innamorato di questa figura, e quindi cercavo di essere il suo amico, eravamo diventati amici particolari. E quindi poi io, mia mamma se ne accorge, perché io volevo di più da lui, ovviamente, no? Perché proprio avevo pulsioni erotiche e molto spesso, no? Come si sente dire, si sente dentro proprio che tu hai questa profonda attrazione verso i ragazzi. E lì è successo che poi di notte, stando male, mia mamma se ne accorse e iniziò a portarmi nei consultori familiari per capire, no, la mia tristezza, la mia, perché vedeva che era un bambino che stava nell'angolino, che non è che socializzava, che giocava, che andava all'oratorio delle femmine, perché io mi trovavo, una volta che i ragazzi, come dire, dopo un po' che non ce la fai, cosa succede? Che tu ti rifugi nel gruppo delle bambine. Perché questo? Perché comunque automaticamente tu ti senti sicuro là, ed è una scusa per non occuparti più del maschile, purtroppo. E quindi si cresce così, io sono cresciuto così, e lì è stato che poi dopo mia mamma, quando mi ha portato da questi psicologi, devo dire, uno dietro l'altro cominciarono a dirmi, insomma, a farmi fare dei piccoli, insomma, giochetti, nel senso, mi ricordo che giocavo con dei soldatini, con delle cose, no? E dicevano, ma suo figlio, dopo pochi minuti fecero entrare l'animale, dicevano, suo figlio è omosessuale, una cosa naturale, deve farlo crescere come omosessuale, deve essere felice, deve capire che suo figlio è così, e il problema ce l'ha lei e non suo figlio. E mia madre, figuriamoci, meridionale, poi, con tanti figli, delle sue sorelle, di mia nonna, 12 figli, 10 figli abituati alla famiglia. Per lei era una cosa impensabile, per me invece, che ero già comunque con quella cosa che si sente forte di pancia dentro, per me, sentendolo dire da una dottoressa, e già la televisione faceva il suo, comunque, già ai tempi degli anni Ottanta faceva comunque la sua, come dire, si vedeva, no? Che c'erano persone omosessuali, e io mi sono identificato lì, mi hanno dato un'etichetta e me la sono presa. Quindi cosa è successo? Che poi un ragazzo più grande mi ha portato nei locali omosessuali. E quindi da lì per me mi dicevano, no, ma vieni, sai che ce ne sono tanti come te, non sei l'unico, perché pensavo poi ovviamente di essere uno dei pochi. E quindi soffrivano per questa cosa, perché volevo innamorarmi, per questo ragazzo andava con le altre ragazze, no? Allora quando ho saputo appunto che c'erano altri, ho detto, caspita, non vedo l'ora di andare. Inizia la mia avventura nel mondo che oggi chiamo il paese dei balocchi, perché per me quel posto all'inizio era un mondo di attrattiva, no? come appunto racconta nella favola di Pinocchio, essendo portato lì da persone più grandi che mi dicevano, ah, ma lì è bello, vedrai, c'è gente come te, ti troverai fidanzato, poi sei giovane, avrai la coda e tutto quanto. E io non vedevo l'ora, insomma, quando sono andato non posso dire che io non mi sia, come dire, divertito, non sia entrato in contatto con le relazioni con gli altri, e, come dire, questo mondo gay colorato per me è stato, come dire, un punto di riferimento, un punto comunque dove comunque trovare sfogo, no? A quello che io sentivo. E quindi le prime amicizie, le prime relazioni, era tutto un giocare, era tutto una cosa bella, era tutto
con l'ingenuità appunto dei 20 anni, io ho iniziato a 15 anni, quindi nei 15-16 anni scappavo e andavo nei primi locali del pomeriggio, dei tea dance milanesi, perché Milano, comunque io vengo da Milano, era una città già abbastanza avanti su tanti fronti. Ed era poi il periodo anche del boom economico, non era un periodo come degli anni 80, era un periodo abbastanza. Quindi vedo uno sto ragazzino, 17enne, abbordabile, e subito i manager mi dicono: ma vuoi fare questo, vuoi fare quell'altro, perché non vieni a ballare, perché non vieni a... E quindi 100.000 lire, poi diventarono 200, e questo per me fu un modo di rivalsa, no? Nei confronti di quel ragazzino che non ce la faceva ad andare a scuola, ad avere relazioni, e quindi per me quel mondo è diventato, come dire, il mio mondo. E da lì ho fatto, come dire, anche, perché poi col tempo ho iniziato a avere relazioni, però io li cambiavo, vedevo che si stufavano, cambiavo io, lasciavo io, mi lasciava lui, però non davo tanto peso alla cosa, perché quando comunque si è giovani, non avevo la conversione, avevo lasciato comunque, come dire, anche la mia religione al catechismo, e poi con i ragazzi è normale, no? Pensi, vabbè, prima o poi ti diverti, prima o poi troverai la persona giusta. E quindi niente, si continuava a cambiare partner. Poi a un certo punto succede che cosa? Che comincio anche a vedere che continua questa cosa, no? 21, 22, 23, 24 anni, e insomma io fidanzato vedo che non c'è. Ma anche nello stesso ambiente ammettono e dicono: ma l'amore sì, dice, ci può essere, ma non è, cioè... Dice, anche dietro si separano, no? Dice, goditi la vita, no? E insomma, non ci credevano molto, anche se tu credi in questa chimera, perché poi te lo fanno anche credere, no? E parlo sempre delle associazioni gay, quindi anche del discorso politico gay, non dell'omosessuale, quindi ci tengo a precisare questa cosa, perché ho amici omosessuali, ho persone omosessuali e, come dire, rispetto alla loro scelta, e la mia è una scelta diversa, però sono per la libera scelta, quindi ognuno può fare quello che vuole nella propria vita. Però sicuramente in me c'era qualcosa che ho iniziato, per esempio, a vedere che questi ragazzi mi lasciavano, io li lasciavo, e le relazioni praticamente non c'erano. E io cominciavo, come dire, a diventare sempre più nervoso, sempre più, come dire, tendente a fare, quindi ad aspirare a ruoli più importanti, a coprire quei vuoti in maniera con il successo, cioè con dire adesso io, siccome sono bello, mi hanno fatto fare questo concorso, sono diventato Mr. Gay, quindi da lì poi mi hanno conosciuto tutti nell'ambiente, e anche se dicono che io non sono stato Mr. Gay, ma perché il primo concorso l'hanno fatto in una discoteca di Milano che si chiama Nuova Idea, e quindi non si può pretendere che sia andato come oggi alla Rai o su qualche altro telegiornale. C'era sul giornale di Babilonia, che era il giornale gay, per antonomasia. Però quella piccola Milano da bere, che dove venivano gli attori, gli stilisti e tutto quanto, a me ha dato, insomma, una grande fortuna a livello economico. E quindi io ho iniziato, dopo ballerina, ho iniziato subito anche a conoscere il jazz set milanese, perché per rivalsa proprio nei confronti di questo bambino che non ce la faceva, di questi vuoti, no, con l'amore, dico, vabbè, allora starò con gli uomini ricchi, starò con gli uomini più, come dire, belli, no? Cercherò anche di divertirmi, sono diventato fatalista. E la mia cultura, la mia estrazione culturale era quella che era, e poi ci tengo anche a dirlo, perché questa cosa, da quando ero piccolo, quindi la mancanza del padre, la mamma che lavorava da sola, tutta questa situazione psicologica aveva creato in me comunque nella scuola, per esempio, una dislessia, una disattenzione, e quindi io non ero capace anche di relazionarmi, no? Quando il problema dell'omosessualità per alcuni è anche la relazione, soprattutto la relazione. E quindi io non riuscivo proprio a stare attento, perché avevo sempre questo pensiero dell'omosessualità che mi attanagliava, oppure di fare altre cose più fantastiche, più, come dire, tendenti all'arte, e volevo fare il cantante, insomma tante cose di questo tipo.
E lì cosa succede? Che inizia ad avere successo, perché poi io giro, come dire, gli ambienti con persone di un certo tipo, di un certo calibro, ho fatto la mano a Versace, andavo nei club più esclusivi di Milano, non so, per esempio c'era il giorno delle MTV Day e io andavo proprio in quell'albergo dove loro erano lì, perché andavo in palestra a 10 e quindi mi trovavo Naomi Campbell, Madonna, mi trovavo queste persone, e essendo amico anche di Dolce & Gabbana and Company, mi presentavano e io, cioè, mi sembrava, no, di essere una star, pure io, no? Delle cose pazzesche. Però tornavo a casa, vi dico la verità, e dopo questo teatrino che facevo, ed ero infelice, perché volevo una relazione. Ma queste relazioni tra uomo e uomo non funzionavano. E ho iniziato a pensare che anche io ero la causa, perché ho detto, ma forse, non lo so, c'è qualcosa che non va in me, comincia a diventare anche più, come dire, paranoico, e quindi dopo sfoghi anche di più, perché questi ambienti purtroppo ti fanno tendere, tipo negli ambienti gay, no? Proprio quelli ti aiutano a fare che cosa? Anche a rinchiuderti in questi ghetti dove lì hanno l'apparenza del bar e poi ci sono comunque questi locali dove si fa sesso. E tu ti adegui perché fanno tutti così, e quindi sperando di cercare, no, la persona adatta a te, ma purtroppo poi dopo l'acqua finisce tutto. E tristezza nuova. Quindi vai avanti, speri sempre di più, cambi divani, vai a Miami, vai di qua, vai di là, cerco di farmi una vita, faccio anche questa esperienza così, e mi dicono, ma sai, anche perché è il mondo che è omofobico, e quindi tu non avrai mai, ragazzi, quando la società non cambia, tu non avrai mai un fidanzato come si deve, perché si vergognano e quindi non hanno mai, non sono sereni, non fanno mai una vita, perché la gente non li accetta e quindi loro fanno fatica ad accettare, per esempio, queste cose qua. Io dico, beh, strano però, perché comunque io non avevo mai avuto problemi, ho lavorato a Canale 5, avevo ruoli che i miei amici eterosessuali, quando poi ho lasciato perdere, come dire, mi invidiavano, no? E quindi vedevo già gente che entrava in politica, insomma, di omofobia non mi sembrava il caso, anche se c'era, si può parlare comunque di bullismo, quello sicuramente, ma a tutto tondo. Allora, per successo, ho cominciato a diventare militante, credendo anch'io in questa cosa. E ho detto, va bene, allora adesso ci penso io. Ho iniziato con il presidente Grillini, io poi facevo parte di Milano, quindi ho lavorato per il CIG, il Centro di Iniziativa Gay di Milano, che allora si trovava in via Torricelli, quindi vicino a Enavili. E lì ho iniziato a lavorare con il presidente. Io poi avevo fatto le scuole per il turismo, anche se ero arrivato alla seconda con scarsi voti. Però sapevo bene l'inglese e la tecnica turistica. Mi piaceva molto l'idea di viaggiare, perché ero stato in America e ho visto praticamente questi cartelli pubblicitari che dicevano, facevano vedere tutti questi gay che erano sulla nave. Ho detto, che meraviglia, quante occasioni, no, per poter portare, come dire, la gente in vacanza, in giro, e creare comunque coesione sociale. Quindi, questo è quello che pensavo. E ovviamente poi, quando sono andato in America, ho fondato l'agenzia, eravamo un gruppo, quindi con Tour Operator e in Company, e lì inizio, ma le mie vacanze non andavano in porto, perché io non lo sapevo, ho cercato di fare tante cose, anche nella Gay Street a Milano, ero conosciuto, quindi, però più di 20 persone io non riuscivo a portare. E quindi il cassetto sarà come dire, farà un po' sorridere, ma io andavo avanti con l'agenzia, con i viaggi matrimoniali, perché mi davano 10.000 euro per un viaggio. E quindi lì dicevo, no, io voglio fare questo. Allora mi hanno proposto, guarda che c'è l'International Gay Travel Association, e ci sono questi gruppi di marketing, vai in America, parlo con loro, no, del lavoro, ci sono questi gruppi molto interessanti da vedere. Quando sono andato, praticamente, ho visto che cosa? Ho visto praticamente intanto tantissime multinazionali, cose che non mi aspettavo. Pensavo di vedere come da noi la CIGA è normale, con tanti gay, magari anche qualche intellettuale, qualcuno sicuramente, ma non tipo la Philips o
gruppi di potere così forti, le carte di credito gay, arredatori di un certo tipo, designer della moda, designer degli alberghi, e si discuteva in questi workshop di tutto, c'era dal turismo alla, per esempio all'hotel, che era una cosa che a me interessava. Ero capitato in quello degli hotel e si discuteva sul fatto che l'hotel doveva piacere di più al gusto degli omosessuali, perché gli omosessuali praticamente era un bel target per poter approfittarne, perché dice loro viaggiano di più, sono due maschi, hanno due stipendi maschili, sono più liberi, non hanno figli, lavorano, si impegnano, sono degli ottimi, come dire, collaboratori, appunto perché non hanno figli, perché hanno questo estro di fare le cose, di lavorare negli ambienti e tutto quanto. Quindi poi io vado nella sezione, dopo che ho visto queste carte di credito gay, tutta queste cose qui, vado nella sezione turistica e parlo con gli esperti e chiedo, ma mi dicono, come mai tu non guarda, io ho queste 20 persone ma non riesco a far cassetto, nel senso, io da imprenditore sto anche aiutando l'Arcigay perché per organizzare dei gay pride, ma non riesco a... Mi dicevano, ma cosa fai tu? Dico, ma io organizzo delle mini crociere, perché non riesco a noleggiare totalmente una nave, e insieme a eterosessuali, però prendo questo spazio dedicato e faccio queste crociere gay, con tanto di volantinaggio, vado nelle discoteche a fare degli eventi con i filmati, perché conoscevo gente di Canale 5 che mi aiutava a fare anche tipo dei piccoli spot divertenti. Diceva, ok, ma a parte questo, dice, tu porto anche la drag queen che fa lo spettacolo, no? Che fa le animazioni, fa... E così, dice, poi si sta insieme, no? Si fa aggregazione, io pensavo, era tutto quello che si voleva. E mi dicevano, ah, tutto qui, mi dicevano, ma scusami, ma gli omosessuali hanno voglia di fare sesso. Quando tu inviti degli omosessuali, io parlo di marketing, di lavoro e di quello che ho visto io. Allora, lì si diceva, ma tu devi assolutamente creare degli spazi giusti, devi creare lo spazio per la sauna libero, devi prendere la nave in esclusiva, devi prendere il DJ più famoso, devi investire su questo, vedrai che è impossibile. No. E io continuavo a dire, ma sì, si potrebbero anche organizzare tornei di beach volley, di cose, cioè, ma che devi fare? Allora interessa il sesso, il motore che muove tutto è il sesso. Metti dei ballerini pagati, belli, dei camerieri, delle belle persone che insomma a loro piace, e fai soprattutto dei labirinti. C'erano anche delle ditte che organizzavano questo già in America, io ho visto questo reparto, delle saune, della... così. E quindi andai via un po', come dire, con una caduta dell'ideale un po', diciamo, perché comunque io volevo fare altro. Però per far cassetto ho voluto provare, e la nave si è riempita miracolosamente, nel senso che io, come ho messo i ragazzi in costumino e sesso a volontà, ho fatto cassetto. La Cipè era contentissima, ho filmato, e quindi dicevano, ah, che bello, bravissimo, faremo tante iniziative con Luca di Tolle, e quindi era stato proposto di fare, allora, perché adesso c'è di tutto, le chat telefoniche, tutto a base erotico. E quindi io mi sono sentito sinceramente che questi ragazzi venivano usati. Allora ho detto basta, faccio l'imprenditore, vado avanti per la mia strada, e avevo concluso questa parte, diciamo, del mondo arcigay, anche perché avevo capito che quella tessera purtroppo era una tessera politica. E i locali, poi tornando dagli Stati Uniti, avevo visto le stesse cose, cioè praticamente che in quei locali, sì, all'inizio tu vedi, sembrano dei bar normali fino alle 10:30-11, poi tutti via giacca e pantaloni e si fa altro. E allora lì, a un certo punto, se tu desideri qualcos'altro, vai in crisi, no? Però c'è sempre questa, come dire, chimera, che il mondo, come dire, LGBT ti fa vedere, come a voi fa vedere in televisione, che è tutto meraviglioso, le coppie, sposarsi, stare insieme. Io realmente non ho visto questo, io parlo della mia esperienza, anche se sono stato io 20 anni nella mia vita. Quindi ho visto persone che sono cadute a terra per colpa delle discoteche, che si sono uh,
che si sono operate perché appunto volevano diventare donna per conquistare di più gli uomini, poi sono finiti magari anche in ospedale, prendevano gli ormoni così senza neanche tanto criterio, insomma tante cose che non venivano dette. Ma soprattutto questo sesso dilagante che poi a un certo punto io sono capitato nell'epoca appunto dell'AIDS, proprio nell'epoca in cui si moriva tragicamente di AIDS. E questo non mi ha potuto lasciare, come dire, indifferente, perché quando tu hai comunque vedi tutti i tuoi amici con cui sei cresciuto morire a 23-24 anni è una cosa che non augura nessuno, perché insomma, poi è l'età più bella per, come dire, stare insieme ai tuoi amici, per quanto siano omosessuali, per quanto siano quello che vuoi, ma erano i miei amici, no? E infatti non si guarda alla persona, ma io sto parlando di queste persone che sono, secondo me, usate, appunto perché stanno delle loro difficoltà, sono ben gestibili dal punto di vista di queste pulsioni. E lì succede che a un certo punto vado in crisi, perché quando vedo la bara di questo mio amico, poi vado nell'ospedale, cerco di aiutarlo, di portare i vestiti, mi devo mettere il camice verde, mi devo mettere la mascherina. Era una tortura, perché un ragazzo comunque venuto su così, narciso, con anche, come dire, il fatto che comunque solo entrare in un ospedale, l'odore o l'idea di vedere in quel periodo poi, no? Vedere tutte queste persone magre pian piano morire è stata dura. Quindi quando ho visto l'ultima volta, andavo lì, disinfettavo le cose, le portavo, io non ce l'ho più fatta, per fortuna che se ne è occupata poi la Caritas. E l'ultima parola che mi ha detto, quando il suo cervello ha preso un'infezione di toxoplasmosi, che è una malattia che praticamente pian piano ti corrode il cervello, quindi come pus, quindi cominciava a non perdere. A un certo punto dice, perché? Ma perché? Io dovevo fare una vacanza a Taormina e doveva venire anche lui. E quando ero in ospedale, io sono andato a fare questa vacanza in questi 15 giorni e ho approfittato per andare, per tradizione, sono andato a prendere questa Madonna delle Lacrime di Siracusa. Quando sono tornato in ospedale, lui praticamente ha perso conoscenza, è andato in coma. E la dottoressa mi disse, guarda che è meglio così, perché così non soffre. Poi ho visto questa bara portata alla, come dire, lì, giustamente quando realizzi, no, che un ventenne è morto, un tuo amico, insomma, qualche domanda te la fai. Sicuramente no, rimani male, e lì ho cercato poi di andare avanti, ma c'era sempre qualcosa in me che vedeva. Questo, io poi cominciavo ad avere quasi 30 anni, quindi ero stufo di questo revival, di vedere molti ragazzini nuovi che gli raccontavano le cose. Io molto spesso poi, anche se non ero più del CIG, però ero là, quindi si accoglievano questi ragazzi giovani. Io poi mi rendevo conto di cogliere la raccontano, perché comunque la realtà è ben diversa. Io ho visto amici miei transessuali morire dalle tante operazioni, perché hanno questa ossessione di diventare donne, ma non diventeranno mai donne, perché non puoi tradire il tuo DNA, cioè sì, esteticamente, ma non tutti poi hanno quella, come dire, quel fisico, quella. E poi è solo una questione, come dire, estetica. E rimane sempre dentro di loro questa cosa di ossessione di cambiare comunque qualcosa, perché hanno paura di essere scoperti. E lì, come dire, tutto poi l'ambiente, quando vedo anche le coppie, per esempio, delle relazioni, no? Io non riesco a capire, perché cerco anche di allacciare con i miei ex, niente da fare, cioè tutto un gioco, tutto un divertimento. E quando conosco, perché poi ho avuto degli amici che mi dicono sempre, ma scusa, ci sono anche persone che si sposano, hanno delle relazioni da anni, così, sì, io le ho conosciute, però dietro c'è sempre un interesse, a me spiace dirlo, però l'ho visto. E poi la fedeltà non è, come dire, la regola. Tanto che ti dicono, vabbè, ma neanche gli eterosessuali sono. Cioè, è tutto un mondo che tu vedi, in quel mondo, capisci, vedi così. Ma la realtà non è vera, poi avevo una mamma che si è risposata, adesso ha avuto l'annullamento, è felice, è sempre stata, voglio dire, così. E quindi io soffrivo di questa cosa, però sto bravo ragazzo.
Poi succede che cosa? Che a un certo punto vado a farmi il mio ennesimo viaggio a Miami, tropicale, tutto quanto, e lì torno, febbre da cavallo, mi ricoverano, 15 giorni di antibiotico e altre cose, e pensavano che avessi la malaria, per dire, no? Che ci sono un paese tropicale. Invece il dottore mi guarda, la dottoressa mi guarda e mi dice: Luca, purtroppo hai l'AIDS, stai andando in AIDS, dobbiamo fare presto perché i valori sono talmente bassi che dobbiamo iniziare una terapia sperimentale che si chiama ZT. Io quella ZT lo conoscevo perché questo mio amico l'aveva smesso di prendere proprio perché voleva morire, e perché faceva cadere i capelli, ti sfigurava, ti faceva alito. Poi in quel periodo poi ho studiato, nel senso che in quel periodo si davano dosi sbagliate, non si sapeva ancora quali dosi erano, quindi era un po' un tentativo, si portava avanti un po', però c'erano anche molti effetti collaterali gravi. E io, vabbè, ho accettato, perché comunque, anche se ho sentito un dolore dentro di me fortissimo, ho iniziato a piangere, e io ho capito che nessuno mi poteva più aiutare, no? Nessuna persona con i soldi, nessun avvocato, nessuna persona famosa, niente, poteva più aiutarmi. Io dovevo morire, perché non c'era una cura. Quindi quando tu senti questo, insomma, io sono andato in depressione, una depressione senza precedenti. E lì succede che cosa? Che a un certo punto mi cadono i capelli, dimagrisco, sto di un male che solo chi prova una sofferenza del genere può capire. E le domande te le fai, perché la sofferenza serve proprio a quello. E lì cosa succede? Che non c'entrava l'omosessualità, ma ho iniziato un percorso di fede, di aggrapparmi a qualcosa, no? Proprio perché non ce la facevo. Io mi alzavo tutte le mattine con i medicinali là che mi nauseavano, non mangiavo più, non mi lavavo più, ero diventato gentefobico, avevo una depressione pazzesca, volevo farmi fuori, ma non avevo il coraggio, volevo uccidermi, ma suicidarmi. Però ho detto: una mattina prendo questi farmaci, prendo tutti e via. Se non che invece un giorno io ricordo mia mamma che ha lavorato sempre dalle suore, e guardo in casa, avevo un rosario che mi avevano regalato con l'effigie di Padre Pio, di quelli che si illuminano semplicissimi in plastica. Venendo dal buddismo, avevo provato anche quello, io avevo provato tutte le filosofie del mondo, quindi tutte le varie posizioni, ma non c'è stato niente che poteva alleviare le mie sofferenze. E quindi quando ho preso questo rosario come ancora di salvezza, la prima cosa che io ho sentito è stato che io ho detto: ma mia mamma lavorava dalle suore. Quindi io ho detto: ma io credo nella Madonna. Io mi ero reso conto, anche quando avevo preso per esempio questa Madonnina di Siracusa, cioè che io dentro di me nella Madonna ci credevo. Cioè non era per me un'immagine, un'aria fritta, o era qualcosa di inventato, una storiella, o qualcosa per tirarti su di morale, o una favola, o storia, semplicemente. No, la Madonna per me c'era. E quindi non potevo mettere in discussione questa cosa. Allora prendo questo rosario, mi aggrappo, no? Non era più la madre terra, ma era la madre, quindi mi aggrappo e chiedo proprio veramente aiutami, no? Dare speranza, chiedevo insomma quello di stare bene. Quindi inizio a fare questo rosario, e dopo questo rosario a un certo punto io ricordo che non sapevo fare i misteri, però dopo un po', circa quasi un rosario completo, a un certo punto io crollo proprio con le ginocchia fisicamente, ma era come se io sprofondassi senza peso in una eterna meraviglia, non so come descriverlo, bellezza. E io sento l'amore della Madonna, l'amore di una madre che ti vuole bene, sento proprio come quando in una foresta, no? Faccio sempre questo esempio perché, no, scusatemi, la mia ignoranza non ne so fare altro, tipo quando i cacciatori sparano gli uccellini, si sente quel silenzio dopo, è una cosa molto più esagerata, no? Proprio sentivo questo silenzio perché in quel momento era il creato che sapeva che appariva la Madonna, che c'era la Madonna. E io vedo la Madonna, nella profondità della mia coscienza, io vedo la Madonna con le mani aperte, che mi dice:
vai avanti, e io mi vedo come un bambino piccolo che cade per terra e inizia a piangere, no? Il primo regalo che mi ha fatto è il pianto, e dentro questo amore, io il cuore mi batteva, la sensazione di calore, non so come, anche il cuore, io sentivo che me ne dava poco così, perché sennò il mio corpo non ce l'avrebbe fatta. In questa bellezza praticamente io vedo che cammino come un bambino e cado per terra, e mi dice, se tu cadi io ti rialzo, ma tu vai avanti. Dopo capite che dopo questa reazione, io ho iniziato subito a, come dire, a leggere i libri di Santi, ad attaccarsi, sono molto dipendente dal rosario. E quindi continuavo a fare questo rosario ogni perché volevo sentire questa pace. E in qualche modo ci riuscivo, anche perché, insomma, finalmente la dottoressa De Mario ha detto una cosa una volta, che anche il rosario proprio porta alla pace, anche come attività proprio a livello psicologico. E io sentivo questa pace. E mi era venuto il desiderio e il pensiero di dire, ma se io esco, perché non uscivo, io ero depresso, però avevo trovato le forze, dico, se io esco, prendo aria, vado in chiesa, così ho la scusa di uscire, prendo un po' di aria, vado a messa, e sentivo questa cosa della confessione. Vado e mi confesso, e c'era la confessione, vado a Sant'Angelo a Milano, una chiesa bellissima, francescana, che ispira bellezza da tutti i pori, e lì praticamente c'erano questi confessionali, tutti in legno, con la grata, entro in questo confessionale, c'era questo frate con la barba. E io, cioè, non è che mi soffermo tanto, comincio a parlare io non trovo fidanzato, io qua, io sto male, adesso ho sentito questo amore bellissimo della Madonna, però io vorrei questo, io vorrei quell'altro, vorrei fare una vita diversa, vorrei capire, e a un certo punto io guardo e mi sembrava Padre Pio, solo che lì ho detto, insomma, tutti io le vedo. E lì succede che cosa? Che poi a un certo punto non è tanto quello che ho visto, ma quando io ho finito di parlare, lui con questi occhi amorosi mi guarda e mi dice, ma tu ti sei mai comportato, voglio dire, ti sei mai comportato da cristiano? Tu ti comporti da cristiano. In quel momento non è stato tanto vedere quella figura, ma il fatto che mi è caduta la cecità spirituale davanti agli occhi, cioè il fatto della mia sofferenza che io portavo dentro di me, questo dolore forte che mi ha portato anche a piangere, a essere disperato per la mia vita e tutto, lì io capisco che, dice, per tutta questa sofferenza hai giustificato la tua vita, cioè il fatto di andare in giro, ballare, fare, non hai combinato mai niente, cioè cosa hai fatto alla fine? Hai fatto, sì, avrai avuto un bel divano, una casa in centro, però cosa hai fatto di cristiano? Di buono, no? Di nobile nella tua vita. Io ho detto, è vero. Io ho avuto subito l'immagine, guardate, di mia mamma che puliva la chiesa, puliva per terra i pavimenti, pregando la Madonna, perché me lo diceva sempre Luca, io prego la Madonna perché tu possa veramente essere felice. E io ricordo mia mamma, dico, e poi vedo le persone la mattina che io rientravo, dove andavo a lavorare, alle 6 di mattina, che io ovviamente schifavo, no? Perché ero, come dire, lussurio, cioè ero, come dire, io facevo, andavo con la 10, andavo con i, cioè non che ci sia niente di male, ma quella l'impostazione era sbagliata. E lì cosa succede? Che a un certo punto questi sono i santi, cioè queste persone che si alzano la mattina e vanno a lavorare, cioè almeno fanno qualcosa, io non ho mai fatto questo. E allora sento questo desiderio della conversione, lui mi confessa, io ho iniziato veramente da quel giorno a stare meglio, mi sono, come vi ho detto, attaccato i rosari dalla mia stazione, sarei incagliato a scuola di Radio Maria, non riuscivo più a... perché avevo anche questo desiderio di fare insieme ad altre persone il rosario, e quindi era bello, no? Poi io non avevo molti... dovevo alterare un po' tutto, quindi non avevo molti amici, e quindi farlo con tante persone era bello. E quindi da lì ho aspettato anche le catechesi, dopo un po' di periodo di lavorare, ovviamente. E lì mi riempio praticamente, io divoro i libri, vado nelle discoteche gay e comincio a raccontare della Divina Misericordia. Ovviamente mi dicono,
forte questa cosa, che delle volte non riuscivo anche a convincere le persone. E mi piacevo delle robe pazzesche, tipo Santa Teresa d'Avila, San Luigi, San Giovanni della Croce, Edith Stein, cioè delle robe che erano veramente... Mi sono divorato le confessioni di Sant'Agostino, sono andato dai frati carmelitani e subito ho detto: padre, mi tengo una cella perché voglio diventare un prete, sono innamorato di Dio. Un attimo. Prima c'è il discernimento e poi insomma mi hanno tenuto lì un po'. Io insomma, ho cominciato a parlare e poi avevo sentito alla radio che il padre Livio e altri dicevano che il catechismo della Chiesa Cattolica non prevedeva l'omosessualità. Dico: no, non è possibile. E adesso come faccio? Sono fatto così, come dicono tutti, cioè ce l'ho dentro di me, come faccio? Non... Sì, posso reprimere, ma io non voglio rimanere un eunuco, non voglio rimanere, cioè io non so quanto, come faccio, mio Dio, no? E quando vado al santuario della Divina Maternità dai carmelitani, che per me sono stati stupendi, mi dicono: non ti preoccupare, stai calmo, adesso tu, e mi hanno veramente insegnato prima di tutto ad avere fede. Poi da lì ho iniziato veramente con quello che avevo visto, quello che avevo comunque portato. Un giorno, in una festa, dove avevo invitato anche dei miei amici omosessuali, perché come vedete vivevo con due piedi in una scarpa, nel senso che non è che ancora avevo il coraggio di intraprendere, anche perché non sapevo ancora niente. Un ragazzo lascia a casa degli appunti, un amico che studiava filosofia, lascia degli appunti di questo professore che si chiama Joseph Nicolosi. Ed è uno dei professori che ha studiato per 30 anni la casistica omosessuale a livello scientifico, non politico, ma scientifico. E quindi lì emerge praticamente che cosa? Quando io leggo quei libri rimango stravolto, perché tutto quello che ho visto nella mia vita era scritto in quel libro. Più Nicolosi aveva fatto dei libri di testimonianze. Lui è quello più famoso, ci ha lasciato l'anno scorso, purtroppo. Molti lo dicono di qua, lo dicono di ogni, ma lui in America è un professionista emerito, tanto che faceva parte dell'APA, American Psychiatric Association, anche se dei gruppi erano, ma non sanno per esempio che alcuni degli ex degli APA fanno parte, aiutano gli omosessuali a chi vuole a uscire dalla condizione di omosessualità, perché è possibile. E quindi cosa succede? Che lì mi interrogo e cerco di parlare con Nicolosi, ma poi ci sono altri libri, perché io ho cominciato a leggere altri libri su questa casistica, andavo a libri di psicologia, così, e ho visto che c'era Van der Arve, un altro professore, e vedo che questa cosa, loro chiamavano questa omosessualità praticamente, non, che non era omosessualità, ma era siete eterosessuali latenti. Cioè il proprio potenziale maschile non è stato raggiunto, e quindi automaticamente uno prende quella parte di attributi maschili, la vuole prendere perché gli manca, e quindi avrà sempre questo bisogno di prendere, però non puoi soddisfarlo in quel modo, devi riuscire, è un problema di sesso, è un problema di relazione. E quindi da lì cosa succede? A un certo punto il percorso psicologico mi ha aiutato a riprendere quelle paure delle relazioni tra maschi. In effetti io mi ha fatto subito la prova dell'agendina: quanti amici maschi hai? E io gli faccio vedere: sì, sono tutti gay, però, sì, è vero. E gli ho detto: no, tu devi iniziare a lavorare dove hai interrotto, con i tuoi pari. Beh, è difficile quando si dice devi iniziare, non so, andare a calcio, andare... Per carità, cioè io cioè posso dire l'ultimo taglio di Gucci, ma di Saint Laurent, posso sapere tantissime altre cose, ma di calcio io non me ne intendo. Bene, come quando vai in Cina devi sapere il cinese, ci vuole un linguaggio per capire, no? Una fisioterapia, diceva, come una fisioterapia. Tu vedrai che facendo così entri nel loro mondo e questa pulsione pian piano crolla. E mi spiegava che il fatto dell'attrazione si diminuisce anche perché, dice, ci hai fatto caso, mi ha detto, ma quando trovi qualcuno deve essere una cosa anche molto di testa, nel senso che deve essere una cosa di fretta, con col buio, con qualcosa che tu immagini, che non vuoi tanto scoprire. Quando tu invece realizzi, cioè quando tu ti trovi a far parte di queste relazioni intime, profonde, con le persone del tuo stesso sesso, la pulsione crolla. Ed è vero, perché anche nell'ambiente omosessuale a me è capitato che quando tu frequenti troppo una persona, gli diventi amico, ma poi non riesci comunque a farci sesso.
perché è diventata una cosa che sai, no? Una cosa non più erotica, no? L'esotico non diventa più erotico. E lì io comincio a fare questa prova perché dico, vabbè, tanto omosessuale, lo dico chiaro, tanto omosessuale sono stato fino a ieri, quindi posso comunque continuare. E per me erano scritte delle verità incredibili, quindi ho detto vado avanti con forza, non posso dire che è una cosa facile, perché è una cosa veramente difficile, però è come tutte le cose, sicuramente non è come prendere un dottorato in medicina, però ci vuole forza, come tutte le cose, no? Quando faccio qualcosa quando faccio un sacrificio, alla fine ricevo, no? Quando vado su, faccio una scalata della montagna, finalmente vedo la luce. E quindi io accetto questa cosa, anche perché mi spronava questa cosa bella che vorrei che ci fosse anche in Italia, ad ascoltare le persone, mi spronava a dire tira fuori veramente i tuoi talenti, tira fuori quello che sei capace, perché non vuoi andare a prendere lo zaino, andare sulla montagna, andare con loro, il gruppo CAI, creare una nuova vita in te, no? E io ho affrontato questa cosa e l'ho fatto. Poi mi mancava però la parte religiosa, perché ero molto attaccato da quello che mi era successo, anche alla fede, quindi pregavo. E allora mi era stato consigliato da Nicolosi, che sentivo al telefono, associarmi a questo gruppo che si chiama Living Waters, è una pastorale, fa parte della Pastoral Care internazionale, quindi ha fatto in 25 paesi in tutto il mondo, e tra cattolici e protestanti, che aiutano le persone che hanno problemi di identità, che si sentono in crisi con la loro identità sessuale. Io chiamo e mi dicono che il primo gruppo in Europa è in Svizzera. Quindi io tutti i fine settimana mi facevo i chilometri per andare in Svizzera a fare questo corso. Poi io, insieme anche ad amici, perché ho avuto la fortuna anche di avere dottori, amici professionisti, insomma, il Signore mi ha messo davanti veramente delle persone d'eccellenza, anche degli psicologi bravissimi, e lì mi hanno indicato, insomma, anche a questo gruppo, che poi è venuto anche in Italia a insegnare a noi come si faceva. E lì ho iniziato a questi due binari paralleli, psicologia e fede. Io un giorno, poi, dopo che ho approfittato di questo mondo maschile, nasce il desiderio dentro di me proprio di stare sempre con loro, di fare l'orazione, entrare nei gruppi, diventare comunque una specie di leader, no? E lì cosa succede? Che un giorno decidiamo di fare un viaggio a Medjugorje. Io non vedevo l'ora, perché comunque sentivo, per esempio, questi rosari, a me la Madonna mi svegliava alle 3 di notte, pam, mi si aprivano gli occhi e io non capivo perché. Poi accendevo la radio e iniziava il rosario, quello delle 3 di notte, con Visca, una delle veggenti. Facevo quello di mezzanotte, c'era allora San Giovanni Paolo II, in latino, e poi c'era subito dopo, c'era alle tre, c'era quello di Visca, che raccontava la sua esperienza di aver visto il Medjugorje, il paradiso inferno e purgatorio. E io ero attratto da questa cosa, ho detto, se la Madonna appare ancora lì, ma io devo andare, dico, ma è come se c'era Bernadette, eravamo nei periodi di Lourdes e uno non va a vedere cosa succede, no? E io volevo andare per ringraziare, perché un giorno è successo che con i miei amici, cosa succede? Vado e vado a ringraziare, soprattutto primo perché sono usciti nuovi farmaci per le terapie antiretrovirali, quindi a me la Madonna mi aveva preso per i capelli e tolto da quel mondo, perché probabilmente stavo andando in una direzione sbagliata e quindi mi aveva salvato la vita. E quindi sono usciti nuovi farmaci che, insomma, non fanno bene, ma cioè, ti salvano la vita, hanno effetti collaterali, però almeno mi hanno salvato la vita. Poi, soprattutto, succede una cosa bellissima, che io vado in spiaggia con i miei amici, i classici periodi di primavera, estate, quando iniziano a giugno, così, le prime belle giornate dopo Pasqua, andiamo al mare, sto con dei ragazzi, amici, continuo a parlare con loro, a relazionarmi, insomma, andavo fuori a fare la gara dei rutti, tutte queste cose maschili, e mi diverto tanto. E quindi io, al mare, con i ragazzi che c'erano in costume, mi rendo conto che questi ragazzi, cioè, non mi attivavano. E io non ci potevo credere, perché per anni, da quando avevo 13 anni, cioè, la mia, come dire, io erotizzavo questo desiderio. E quando ho raccontato questa cosa al professor Nicolosi e altri, mi dicevano,
perché tu, il tuo tentativo di riparare era quello in maniera sbagliata col sesso. Cioè, se tu non hai questa intimità con i ragazzi, l'intimità poi la cerchi nelle mutande. A me è successo, a un certo punto io non provavo più niente per i ragazzi, sono andato a Međugorje e ho ringraziato la Madonna. Io vado convinto, perché poi ho detto, voglio andare a vedere un'apparizione, non mi hanno fatto entrare, però mi ricordo che i veggenti dicevano alla radio che era meglio andare alla messa piuttosto che un'apparizione. Quindi siccome l'apparizione è, c'è il rosario, qui c'è l'apparizione. Allora, camminando, ho detto, vabbè, allora vado alla messa. E anche lì un'altra batosta, perché allora dall'apparizione io mi fermo, e siccome è dura, vi dico la verità, fare questo cammino, perché poi quando torni a casa ti bombarda la televisione, no? Tutti questi messaggi, poi dicono perché ce ne sono così pochi che cambiano, grazie, cioè ci tagliano le gambe, guardate, per organizzare qua una serata. Quindi non si può, no? Se uno vuole vivere in modo diverso non può. E allora lì cosa succede? Che a un certo punto vado a prendere forza, no? A ringraziare la Madonna per quello che mi è successo, e lì vedo di nuovo il sole, che mi scalda e mi viene addosso, lo vedo in tre dimensioni come un'ostia, era un'ostia. E questo amore enorme, senza proprio così, e la Madonna che con la sua mano sempre mi fa così, mi fa capire che tutte quelle, insomma, tutti quei sacrifici, tutto insomma, il corpo di Cristo che io avevo mangiato, perché io andavo a messa tutti i giorni per prendere forza, i rosari, le preghiere, il cielo, insomma, era tutto unito, no, a me, era contento che questo figlio proprio era tornato a casa. Io sento una gioia incredibile, quindi ringrazio la Madonna e gli chiedo, da furbo, perché sono sempre stato un po' birichino, gli chiedo, ma puoi farmi questo regalo, una donna per me? Perché io non sento niente per le donne, sì, non sento niente per i cieli, non sento più niente per i ragazzi, però per le donne non sentivo niente. Torno in Italia e decido praticamente di questi ragazzi di fare un viaggio a Međugorje. E lì che cosa succede? Che vado al lavoro, miglioro il lavoro, divento guardia giurata, proprio ho scelto questo lavoro per stare più in compagnia con i maschi e quindi con i miei colleghi, e lì mi diverto tantissimo, no? Perché poi con le pistole, cioè si giocava. Adesso posso dirlo, no? Perché non si può dire, di femminile può dire tutto quello che vuole, che non so, parlare di sciampi, e non male. Se uno dice queste cose, dice, ma sono paradossi, ma cioè, l'uomo non si, l'uomo proprio è castrato, cioè, non si può dire niente. E percorsi per le donne, tutti i percorsi, gli uomini no, sono degli... L'uomo non deve chiedere mai. Vabbè, che vogliamo fare? Siamo qua a intendere che quella tenda di... E allora lì succede che cosa? Poi torno a casa, vedo sta ragazza al lavoro, io facevo la guardia giurata, cappello, divisa, tutto contento, e lì vedo sta ragazza che passa, bionda, capelli lunghi, occhi azzurri, seno prosperoso, e lì divento proprio un quindicenne, nel senso che io torno a casa con l'idea di mettermi in posto i capelli, di farmi bello, così. Cosa mi sta succedendo? Cioè, tanto che io sentivo ancora dei miei amici omosessuali che mi dicevano, ma dicevo, guarda, sai, c'è sta ragazza bellissima, ma mi sa che così mi fa, ma sei diventata lesbica. Poi invece gli altri ragazzi, insomma, quelli del gruppo cattolico, così dicevano, dai, vedi chi c'era, così, ma veramente, ma sono contento, dai, cerca di così, dico. Ma io sapevo sedurre gli uomini e le donne, non so come fare, non fare niente. E allora poi io, siccome sono un po', come vi ho detto, birichino, giravo intorno, ma vedevo che lì giravano intorno molte persone. Allora, quando abbiamo avuto il turno insieme, lei era, tra l'altro era una delle superiori, quindi io mi avvicinavo anche con un certo senso di... Ciao, come ti chiami? Sono bisex. Questa cosa l'ha fatto, perché di tendenza oggi bisogna dire che sei bisex, okay? Perché si fa successo. E lì veramente ho azzeccato, perché prima non mi si, come dire, mi vedeva, ma non è che più di tanto. Quando gli ho detto che ero bisex, ma dai, così, cioè era trendy. Poi allora abbiamo cominciato a uscire, sono riuscito anche a fidanzarmi, io vedevo già, come dire, ero un po', come dire, di testa era un po' bella, perché
era, mi piaceva, cioè, per dire la verità, e ero contento, andavamo a Brera, a Milano, a vedere le cose, andavamo, sono andati anche a Garda, ci siamo divertiti e tutto, solo che purtroppo questa ragazza aveva, non aveva fede, quindi quando gli ho detto guarda io faccio il rosario tutti i giorni, vado a messa tutti i giorni, no, non è possibile, no, andava benissimo, si prende, non gliene frega niente, cioè dicevo, anzi, non vedeva l'ora di portarmi a letto, invece dovevo trattenermi, anche se l'impulso c'era, però non dovevo trattenermi. E lì cosa succede? Che a un certo punto io inizio a sclerare, perché lei mi faceva le domande della pillola del giorno dopo, io, ma se tu vieni un figlio d'altro cosa fai? Ma poi Dio, come fai a credere una persona che, sì lo so, non è che mi spiega, però io ci credo, è una cosa che è profonda dentro di me, è una cosa che esiste, una cosa che c'è. Era una dura battaglia, no? Io sono per la pillola del giorno dopo, insomma, discuteva sempre questa che non facevo più. Allora ho pregato, ho detto, Madonna, una croce sì, due no. Mia moglie si spera mi uccide perché mi dice sempre di essere più, come dire, drammatico, ma con l'età forse un po' a drammatizzare. E io poi dopo, cosa succede? Dopo questa storia finisce, però ero felice, strafelice, perché comunque ho detto ho la possibilità di, no? Allora i miei amici stavano organizzando questo bellissimo pellegrinaggio a Međugorje dei Festival dei Giovani. E quindi un mio amico mi dice, dai, vieni a casa mia, che c'è la mia fidanzata, organizziamo con tutti gli amici, parliamo, noleggiamo un pulmino, e lì incontro praticamente gli organizzatori, poi andiamo sul pulmino, partiamo per andare al Festival dei Giovani, e a fianco a me c'era una donna, una ragazzina, una ragazza molto bella, si chiamava Madonnina, Perri, che praticamente a Festival dei Giovani io ho cominciato a sentire proprio qualcosa verso di lei, no? Un'attrazione forte. Poi era una cosa bellissima perché io avevamo gli stessi gusti, no? Nel senso che andavamo proprio davanti al Santissimo Sacramento lì con... E poi la cosa bella è che dopo ci siamo fidanzati e dopo 2 anni ci siamo sposati nel 2008 e poi pian piano con il tempo abbiamo cominciato, mi dicevano no, tu devi raccontare queste cose, devi essere... Ho fatto una testimonianza che poi ha fatto il giro per la questione della canzone di Podia. Cercavano, insomma, io ho capito perché la mia missione poi da tanto mi chiamavano, e come fai a tenerci una cosa così bella per te? E dopo succede che cosa? Che a un certo punto dopo il matrimonio cercavamo un posto per fare i colloqui per questi ragazzi, dopo aver fatto dei corsi per aiutare le persone. Oggi noi abbiamo centinaia di contatti, i ragazzi sono tutti sposati con figli, cioè non tutti, perché ovviamente poi quando escono c'è chi è che è forte, c'è chi è che comunque appena piglia una pubblicità lo divorano e quindi purtroppo non ce la fa. O comunque sceglie liberamente di fare la sua vita, nessuno lo obbliga. E la cosa bella è che però, dopo un po', noi abbiamo girato tutta l'Italia con mia moglie, lei aveva accolto subito questa cosa meravigliosa, perché l'ha sentita anche lei nel cuore, con i padri spirituali, adesso per farla bene. E poi succede che cosa? Che noi volevamo avere un piccolo ufficio, una casa, un posto dove fare i seminari, perché sennò ci costava un sacco di soldi andare in giro, venuto la mia casa a Milano, per esempio, ma sono felice. E ho continuato, come dire, abbiamo deciso di vivere anche di provvidenza, siamo stati in affitto. E lì è successo che poi dopo, quando abbiamo chiesto tutte le case che dovevano venire, non sono arrivate, e finalmente abbiamo preso questa casa in gestione dove facciamo corsi per evangelizzazione per la famiglia. E molti ci dicono che noi curiamo gli omosessuali, non è la verità, noi facciamo evangelizzazione. Quindi prendiamo questi ragazzi che vogliono, che come dice il manuale, come dire, il manuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ICD-10, che chi ha una omosessualità egodistonica, quindi non si sente in sintonia col proprio essere, ha diritto di ricevere un altro tipo di terapia. E allora questa cosa io la porto avanti con orgoglio e con fedele, anche perché dopo abbiamo trovato una casa, non arrivavano figli, forse perché dovevamo girare, dovevamo parlare, dovevamo sprecare l'energia, non avevamo il tempo per, non so, io ho voluto così,
Torniamo a sta casa e non solo mi ho avuto una moglie meravigliosa, ma poi è nata la mia bambina che si chiama Gemma, che qua. Questa è la testimonianza di bella che io posso farvi. Questo è un anno di libertà, grazie. Sì, io sono uno scrittore fantasy e un po' di marketing non fa mai male, anche perché vi do la mia parola che andare a frontalmente con il movimento LGBT, perché il problema lo dà, mi raccomando, ricordatevi di comprare i miei libri, sono bellissimi, se poi non li leggete chi se ne frega. Semideficienti. Non so se avete presente Aldo, Giovanni e Giacomo quando sì. Quel pronome verso il basso fanno io sono Scronk, figlio di Scronk. Il genere fantasy non vince mai il premio Nobel, adesso lo danno veramente a tutti. In realtà il genere fantasy è un genere straordinario che fonde due generi precedenti, il poema epico e la fiaba. E il poema epico contiene valori maschili, contiene la realtà, il coraggio e la cavalleria. Sì, sono valori maschili. E con questo non voglio dire, signore, che noi siamo tutte delle vigliacchette, ma il coraggio è una virtù da maschi, ci va il testosterone. Perché i maschi sono più coraggiosi di noi? Perché la nostra vita è più preziosa della loro. E un uomo deve essere sempre disposto a morire per la sua donna. La nostra vita è molto più preziosa di quella dei maschi. Poi arrivano queste boiate indecenti che ogni tanto qualche gallina starnazza, noi valiamo quanti gli uomini, scema, noi siamo 10 metri sopra. Noi siamo 10 metri sopra. Perché noi diventiamo madri, noi siamo donne, domine, signore, noi possiamo diventare madri. L'umanità non si è estinta. Perché qualsiasi cosa succedesse, guerre, carestie, catastrofi, noi abbiamo messo al mondo i nostri bambini. Che i nostri bambini, tutti, nessuno escluso, sono nati dall'incontro di un ovulo e di uno spermatozoo. In realtà l'ovulo era uno, gli spermatozoi un protone, c'è questa cosa. Poi c'è uno che vince, sì, il mio patrimonio genetico, vai. Molti di noi sono nati da un gesto d'amore, altri da un gesto di distrazione, altri da un gesto di noia. Altri ancora addirittura dal più orribile dei gesti, una violenza, uno stupro, ma tutti sono nati dall'incontro di un ovulo e uno spermatozoo. Quindi questa è biologia, io non parlo di religione, è biologia. Il sesso è una maniera della biologia per creare la generazione successiva mediante incontro di maschile e femminile. I sessi quindi sono due, maschio e femmina, perché ci va ovulo, femminuccia, spermatozoo, maschi, non altri, due. Quindi la vita è binaria, maschio e femmina, perché serve per creare la vita successiva. Diceva il grandissimo scrittore cattolico inglese Chesterton, verrà il momento in cui dovremo sguainare le spade per poter affermare che 2 più 2 fa 4 e che l'erba è verde. Il momento è venuto, abbiamo sguainato le spade, i maschi sono maschi, le femmine sono femmine, il poema epico è maschile. Se quando siamo incinte di 4 mesi noi ci mettiamo a fare il doppio salto mortale con lo skateboard, ci ammazziamo noi il bambino. Quindi a noi di fare il doppio salto mortale non ce ne frega assolutamente niente. E il maschio ventenne che mostra alla femmina tutto il suo testosterone facendo il doppio salto mortale con lo skateboard, per dirle guarda che sono pieno di testosterone, tu stai con me e io userò la mia vita per proteggere te e i nostri figli. Il compito dell'uomo è dare la vita per la donna, lo dice anche San Paolo, che dice a noi sposati e sii sottomessa, sì vabbè, ma l'altro dice sposala e muori per lei, tutto sommato ci è andato meglio a noi. E perché ci dice sì sottomessa?
sottomessa, chi è che sta sotto? Le fondamenta, quello che tiene su la baracca. Per Ario, quindi, gli uomini devono morire per noi. Io sono assolutamente convinta che il giorno in cui mi troverò di fronte a un terrorista che mi salda i conti per un paio di miti considerazioni che io ho fatto su una religione di pace, soprattutto intelligente, che ci ama tanto, Gesù Bambino, questi quanto ci vogliono bene, mio marito si metterà in mezzo per prendersi lui il proiettile, perché questo è il suo compito di uomo. Mentre la fiaba contiene valori femminili. La fiaba contiene il desiderio, che è proprio nostro, di essere amate fino all'ultimo dei nostri giorni e vissero sempre felici e contente. Perché contenti? Perché noi donne vogliamo un uomo che stia con noi stabilmente, perché ci deve mantenere a noi e alla nostra prole. Mentre i maschi sono onestamente più poligami e non sempre il concetto che devono stare con noi fino a che morte non ci separi gli è chiara. Dopo qualche anno tendono ad andarsene con la segretaria, bisogna acchiapparli per la coda e tenerli dove sono. Ma di nuovo la fiaba spiega come il principe deve salvare la principessa. Quindi sia il poema epico che la fiaba hanno questo stesso concetto. In questo momento, io penso che voi lo sappiate, le fiabe sono state vietate in ambiente scolastico, non possono ancora vietarle fuori perché abbiamo questa parvenza di libertà di parola, ma hanno i giorni contati. Adesso stiamo fondando le brigate Fratelli Grimm, ci passeremo Biancaneve ciclostilata negli angoli bui. È stata vietata in ambiente scolastico, sia in Francia che in Italia, da questi geni in terra di ministri della pubblica istruzione, Madonna santa, tutte femmine, una più intelligente dell'altra, tu guardi in faccia e dici, porca miseria, sta qui, deve avere un quoziente intellettivo che Einstein in confronto si andava a nascondere, hanno vietato le fiabe perché sono troppo sessiste. Eh sì, perché insegnano che le femmine sono passive, non siamo passive. Noi diventiamo madri, noi siamo regine, sono gli altri che devono morire per noi. E i maschi a essere protettivi, che non va bene, se non la proteggi va molto bene. Infatti le donne possono fare qualsiasi cosa. Adesso ci sono questi film dove le donne fanno anche il guerriero, sono forti quanto i maschi, e adesso le donne abbiamo ottenuto un'ultima vittoria, possiamo fare il pompiere. Per cui in California le donne possono fare il pompiere. Ma dato che la forza fisica, se uno si permette di dirlo, noi abbiamo meno forza fisica, allora nel testosterone sì, va bene. Quindi per poter fare il pompiere in California dovevi sollevare 70 kg. Adesso però che ci sono anche le donne, per tutti la prova, la non puoi ingentilita, devi sollevare 40 kg. Io peso 70 kg. Se mi trovo in California durante un incendio creperò nel fuoco perché nessuno dei pompieri è in grado di sollevarmi e portarmi fuori. Però ragazzi, abbiamo stabilito la parità di genere. Torniamo al poema epico. La prima parola scritta su questo continente è la parola Ira. L'ira funesta canta mio diva. E la città di Troia viene consegnata all'eternità. Signore, ve lo siete visti tutto il film Troy? Lei ha visto il film Troy? Signora, deve vedere il film Troy. Se lo tiri giù da internet, tiratevi giù il film Troy da internet. Se non siete capaci voi, sono capaci i vostri figli. Il film Troy è un film assolutamente imperdibile per tre motivi. Primo, c'è Brad Pitt. Secondo, Brad Pitt per tutto il film sta praticamente in mutande. Terzo, Brad Pitt, che è già notevole di suo e per tutto il film sta praticamente in mutande, viene ulteriormente aumentato dal computer, viene fuori una roba veramente interessante. Il film Troy riassume delle narrazioni precedenti, Iliade, Odissea, c'è anche un pezzo dell'Eneide, è la storia di un uomo, quest'uomo si chiama Ettore, che deve combattere contro un semidio. Cioè che deve morire. Ettore guarda in faccia la sua morte. Noi abbiamo quest'uomo che ha di fronte Achille. Ettore avrebbe maggiori probabilità di sopravvivenza se andasse a battersi contro una tigre a mani nude. Lui sa che sta guardando in faccia la sua morte, ma almeno alle sue spalle. Le invincibili mura di Troia stanno proteggendo quello che lui ha di più sacro al mondo, sua moglie e suo bambino. Ma le invincibili mura di Troia saranno vinte dall'astuzia di Ulisse col cavallo. E che fine fanno la moglie e il bambino dello sconfitto nelle narrazioni originali? E perché nel film abbiamo cambiato? Onestamente, con buona pace di Brad Pitt, il film Troy non era sto gran capolavoro. Perché lo stiamo citando? Perché ci basta quest'unico esempio per capire una cosa. Nelle narrazioni originali, il bambino dello sconfitto viene ucciso buttandolo giù dalle mura, lo fanno apposta,
E questi non sono degli avanzi di galera o della gente scappata dal manicomio, sono i principi, i generali, i re dell'esercito greco. E dopo aver ucciso questo bambino apposta, prenderanno con la violenza sua madre. La madre di questo bambino diventa schiava. Schiava voleva dire che gli lavava i calzini, voleva dire anche un'altra cosa. Quindi, la guerra di Troia finisce con: abbiamo ammazzato i bambini e abbiamo preso con la violenza le madri. Perché nel film noi abbiamo cambiato? Perché noi non sopportiamo più che un personaggio, a meno che non sia il serial killer o il sicario della mafia, uccida un bambino e ne prenda con la violenza la madre. Perché abbiamo cambiato? Cosa c'è tra noi e le mura di Troia per cui è cambiata l'epica con la P di Palermo, essendo cambiata l'etica con la T di Torino? C'è la storia di una donna con un bambino in braccio, c'è il cristianesimo. E quindi le donne e i bambini acquistano importanza anche se sono la moglie e il figlio dello sconfitto. Quindi noi abbiamo due poemi epici diversi. Il poema epico pre-cristiano, Iliade, Odissea, Eneide, dove i valori sono due, la lealtà e il coraggio. Il poema epico post-cristiano, il Orlando Roncisvalle, la saga di Re Artù, il Signore degli Anelli, dove i valori sono tre, la lealtà, il coraggio e la cavalleria. Cos'è la cavalleria? Un uomo deve usare la sua forza fisica al nostro servizio, mai contro di noi. Quando un uomo ci apre la portiera, sono capace di aprirmela da sola. Stai zitta, Oca, perché voglio vedere cambiare la gomma. Vuol dire, userò la mia forza fisica al tuo servizio e mai contro di te. Un soldato non può mai toccare un bambino. Un soldato non può mai toccare la moglie dello sconfitto. Un soldato non può toccare un disarmato. Un soldato non può toccare qualcuno che sia leso. Immaginate la guerra di Troia, lo stesso schema, applicato per esempio a un poema epico cristiano. Per esempio, se l'Ancillotto torna Re Artù seduto alla tavola rotonda che sta cercando di capire che diavolo è lo spread, prima o poi lo capiremo anche noi, chissà, e domanda: «Ne, l'Ancillotto, come è andata?» «Bene, maestà, bene, abbiamo vinto, cioè, abbiamo scannato i ragazzini e ci siamo fatti le madri». Sentite che non suona, c'è qualcosa che non quadra. Perché il cristianesimo ci ha cambiato, ma al di fuori del cristianesimo, prima del cristianesimo, dopo il cristianesimo, le donne e i bambini non hanno più alcuna salvezza. La storia cambia perché c'è questa donna con un bambino in braccio e sono una donna e un bambino ebrei. Questo vuol dire che alle loro spalle c'è un altro tizio ebreo che mentre girava in tondo facendo il Sinai, facendo per 40 anni Eilat Suez, Shemeshek, Shemeshek, Eilat Suez nell'altro senso, hanno girato per 40 anni nel Sinai. Mosè ha girato per 40 anni nel Sinai. Se fossero andati sempre dritto, sarebbero arrivati in Siberia. Se poi azzeccavano il passaggio a nord-ovest, avrebbero scoperto le Americhe. E se bloccavano le montagne rocciose, magari gli davano un nome un pochino più intelligente. Quelli che hanno chiamato le montagne rocciose, è la gente che avevano a predisposizione per l'ovvio. Quindi Mosè, sapete perché Mosè gira 40 anni nel deserto? Perché un vero uomo non chiede mai la strada. Anche questa regola, che tutti quanti abbiamo potuto verificare, dipende dal fatto che i maschi hanno testosterone e quindi competono tra di loro per il ruolo di capobranco o capotribù. E il capotribù la strada la sa, nel momento in cui la chiede vuol dire che non la sa più. Per cui io non faccio un metro senza navigatore, mio marito non lo accende mai, quando lo accende ci litiga. Dice: ma cosa deve essere dicendo? Quando poi, infatti, tutti i grandi patriarchi biblici hanno il bastone. Questo bastone spesso entra anche nella storia, quello di Mosè è molto particolarmente importante, ma non è solo. Quando poi la tribù smette di essere nomade e diventa stanziale, il re si siede sul trono, il bastone si accorcia e diventa lo scettro. Quindi Mosè ha avuto la legge: non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, una legge uguale per tutti. Questi arrivavano dall'Egitto e in Egitto il faraone aveva tutti i diritti e lo schiavo nessuno, la legge di Mosè è uguale per tutti. E nell'Egitto da cui sono usciti la cosa fondamentale era essere imbalsamati. Perché era così importante? Perché se eri stato imbalsamato, conservavi la laringe, potevi dire il tuo nome e il dio Horus ti faceva entrare nel regno dei morti. Se non eri stato imbalsamato, i vermi ti avevano mangiato la laringe, non dicevi al dio Horus il tuo nome, non entravi nel regno dei morti. Ma io sono stata madre Teresa, non ce ne frega niente. Come finisce l'Iliade? Col padre di Ettore che deve domandare ad Achille il cadavere del figlio, perché se quello non lo seppellisce non si entra nel regno dei morti. Qualcuno dei 10 comandamenti specifica come devi essere seppellito?
Qualcuno dei 10 comandamenti specifica che devi aver subito il tuo cadavere perché altrimenti non entri. I 10 comandamenti sono l'evento dopo il quale nessuno è più talmente miserabile che non può avere una morte degna. Basta aver rispettato i 10 comandamenti, che sono rigidi: non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la roba d'altri, che non sta proteggendo la proprietà privata, sta proteggendo me dal fatto di perdermi nel desiderare le cose degli altri. Io vorrei tanto la faccia di Nicole Kidman e il sedere di Penelope Cruz, e se trovassi un esperto in chirurgia estetica molto bravo ce la potrei anche fare. No, pensate a come è finito Michael Jackson, pensate alla follia di voler sempre qualcosa che non abbiamo, è una cosa che ci danna l'anima. Ognuno di noi ha avuto dentro di sé la possibilità, la potenzialità di trovare la gioia, ma dobbiamo stare concentrati su quello che abbiamo, su quello che siamo, non su quello che vorremmo essere. Dobbiamo prendere il nostro corpo, comunque esso sia, e accettarlo, imparare ad amarlo, perché la prima creatura con cui entriamo in contatto siamo noi, la seconda è mamma, che è la signora che ha dall'altra parte del cordone ombelicale, e noi dobbiamo imparare ad amare la nostra vita. Ci sono state vite terribili, per esempio il Massimiliano Kolbe da Auschwitz riusciva a trovare la gioia ogni giorno nella possibilità di aiutare gli altri deportati. Se guardate su YouTube troverete i video di Nick Vucic, nato senza gambe e senza braccia, che riesce a vivere nella vita e addirittura è diventato un leader motivazionale. Quest'uomo si è sposato, ha 2 figli sani. Non desiderare la donna da altri, perché lo dice solo i maschi? Ripetiamo, perché questa roba si deve essere persa, perché loro hanno il testosterone. Noi, signore, gli estroprogestinici, che non sono spazzatura, gli estroprogestinici ci danno un enorme, fortissimo istinto materno. Noi abbiamo l'istinto materno, per cui anche a 64 anni, quando passo davanti alla vetrina dei peluche, mi fermo a guardare per dire che carini. Ma attenzione, noi siamo un insieme di natura e cultura. Il nostro cervello a 3 livelli sono opposti. Il cervello più arcaico, il cervello rettiliano, poi sopra c'è il cervello limbico e poi sopra c'è il cervello corticale. Il cervello corticale deve essere in armonia con i cervelli più arcaici. Il nostro sta facendo casino. Da 50, 60, 70 anni a questa parte il nostro cervello sta facendo un casino infernale e siamo riusciti a spiegare alle donne che non è vero che loro hanno l'istinto materno. Sì, forse un bambino potete anche farlo tra i 45 e i 46 anni se proprio non avete trovato niente di meglio, ma la cosa importante è entrare nel mondo del lavoro, la cosa importante è quella roba lì. No, non fare i bambini, devi fare prima il mondo del lavoro, devi fare. Poi non è che diventiamo tutti amministratori delegati. Allora, guardiamoci in faccia tutti quanti, e adesso vi do anche la risposta alla domanda: perché abbiamo così tanto horror? Perché siamo una cultura di morte, noi siamo una cultura morta. Noi abbiamo 1.3 figli per madre. Questo vuol dire che tra 40 anni saremo una repubblica islamica, tutto il resto sono puttanate. Questi dati numerici vuol dire che noi o invertiamo la rotta mandibolata in una sola maniera e dicendo la verità, tirando fuori le spade, come ha detto Chesterton, e dicendo che l'umanità si divide in maschi e femmine. I maschi sono nati per amare le femmine sono nate per amare i maschi e tutti quanti per amare i bambini che hanno messo il mondo. Questa è la verità. Torniamo a non desiderare la donna da altri, perché lo dice solo i maschi, perché loro hanno il testosterone. Una donna normale pensa al sesso 2 volte al giorno quando abbiamo 20 anni, una volta al giorno quando abbiamo 40 anni. Dai 50 anni in poi, una volta su 2, noi abbiamo mal di testa. Un maschio normale pensa al sesso 4 volte all'ora, qualche volta anche 6. Quindi è la loro sessualità che andava imbrigliata, sta incareggiata, non fare casino. Non desiderare la donna da altri, chi sono gli altri? Il ragionier Rossi, il mio vicino di casa, che ha sposato una stangona bionda che non finisce più. Mentre io ho sposato una piccola tonda coi baffi, tieni tua moglie e impara ad amarla, tra l'altro. Donna baffuta sempre piaciuta. Perché donna baffuta sempre piaciuta? Perché le donne baffute hanno un filo più di testosterone e quindi hanno una libido e una che non ha sempre mal di testa. Questa cosa di donna baffuta sempre piaciuta, guardate che ha anche un preciso riscontro letterario. Adesso
adesso vi sembra buffo perché siete abituati a depiliamo qualsiasi cosa, ma Madame Bovary è descritta come una che ha la peluria sul lago superiore, e lo stesso descritto con la peluria sul lago superiore, guerra e pace, la prima moglie del principe Andrei, andate a verificare, che in realtà è l'unica moglie del principe Andrei, perché questo e Natascia non si sposano mai. No, stai concentrato su tua moglie, non desiderare la donna da altri. Non desiderare la donna che non ti ha scelto. Chi sono gli altri? Se noi siamo i babilonesi, gli altri sono gli assiri. Se noi siamo i greci, gli altri sono i troiani. Se noi siamo i russi, gli altri sono i tedeschi. Se noi siamo i tedeschi, gli altri sono i russi. Non desiderare la donna da altri, non desiderare la roba da altri. Come cominciano le guerre di sterminio? Andiamo a prendergli le donne e le cose. E finalmente, la moglie di Ettore, la mamma di Astianatte, è al sicuro. Nell'ebraismo e nel cristianesimo, lo stupro etnico non si può fare, neanche lo stupro non etnico, nessun tipo di stupro. E le leggi sono rigide. Nel momento in cui il cristianesimo salta, la vita della donna e la vita del bambino e la loro libertà saltano. Al di fuori del cristianesimo non ci sono. Non ci sono più state quando il cristianesimo è stato abolito nelle due terrificanti religioni atee del XX secolo, che sono il comunismo sovietico e il nazismo tedesco, che non sono stati movimenti politici, sono stati movimenti religiosi, messianici e salvifici, esattamente come non esiste in altre culture. E arriviamo alla fiaba. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella delle ame? Le fiabe sono state inventate dalla gente, sono una narrazione di tipo femminile, inventate dalle donne per raccontare qualcosa ai bambini perché scivolino nel sonno. Non sappiamo chi ha inventato Biancaneve, sono nate anonime, solo dopo che sono nate, uno scrittore colto le ha raccolte e scritte, per ora in Francia, i fratelli Grimm in Germania, le due raccolte più famose, ma non le hanno inventate loro. E nelle fiabe sono state messe intuizioni sul funzionamento della mente umana, che sono straordinarie, e ci permettono di capire quello che succede. Pensate che quando noi raccontiamo una fiaba a un bambino, la sua mente produce endorfine, il potentissimo neurotrasmettitore che annulla la percezione del dolore, potenzia le difese immunitarie, potenzia le capacità cognitive, per cui diceva la buon'anima del dottor Einstein, se volete dei bambini intelligenti, raccontate loro delle fiabe, e se volete dei bambini molto intelligenti, raccontate loro molte fiabe. Le fiabe sono fatte di carne, sangue e ossa spezzate, le fiabe sono fatte di dolore. La narrazione fantastica contiene i mostri. Dentro la narrazione fantastica noi mettiamo l'orrore assoluto. Quando qualcosa è troppo atroce per poter essere raccontato perché ci brucia gli occhi per l'orrore, lo nascondiamo nelle fiabe, nelle volute d'oro e d'argento. Se volete sapere che diavolo sta succedendo nella civiltà, andate a guardare la sua letteratura fantastica. La nostra è piena di mostri. Abbiamo ormai quasi più solo oro. Cosa c'è nelle fiabe? Il dolore del bambino non amato, che solo le fiabe hanno osato raccontare. Il dolore del bambino non amato, con dolore atroce, il bambino impara a riconoscere la voce di mamma prima di nascere, impara a riconoscere il suo odore appena è nato, dallo sguardo che mamma su di lui e poi anche papà, dipende il senso del suo valore. Il dolore del bambino non amato è raccolto nell'eterna figura dell'orfano, sono sempre tutti orfani. Biancaneve, orfana. Cenerentola, orfana. Spider-Man, orfano. Harry Potter, orfano. Il Brutanatroccolo e Pinocchio, figli di genitori dispersi e non identificati. E prima o poi capiremo chi sono i due responsabili imbecilli che dopo aver messo al mondo qui con qua li hanno mollati al zio Paperino. Inoltre, le grandi fiabe classiche ci raccontano la persecuzione dei bambini. Ci raccontano come un bambino possa essere assassinato da un genitore impazzito, Biancaneve. Come un bambino possa essere massacrato di lavoro e discriminato sulle sorelle, Balla, fratelli, Cenerentola. Cenerentola ci racconta anche la tortura dei bambini, anzi delle bambine. Questa incantevole fiaba è nata in Cina, attorno all'anno 1000, e poi è venuta zoppicando sulle scarpine di cristallo fino da noi. Chi è Cenerentola? Colei che ha i piedi più piccoli delle ame. Da cosa la riconoscono? Cosa le dà valore? Grazie a quale caratteristica fisica lei di estrazione bassa può aspirare a sposare un principe? Le dimensioni dei piedi. Attorno all'anno 1000 in Cina comincia la pratica terribile di fasciare i piedi alle bambine. Pelle d'asino, un re che vuole sposare sua figlia. Chissà che diavolo ci stanno raccontando. Rapunzel, una donna incinta che vende la sua bambina per cibo.
Com'è dannatamente contemporanea questa fiaba? Ma esisteva anche allora? Certo che esisteva. Nelle famiglie ricche, in quelle dove c'era un'eredità, se non c'era il figlio maschio, non so se avete ricordato Orgoglio e Pregiudizio, se non c'è figlio maschio non si può avere l'eredità. E se la coppia ricca non riusciva a avere figli, allora si ricorreva al figlio di una donna povera che vendeva il suo bambino per cibo. Avete notato come la Peronzolo, la strega che compra la bambina, ne diventa la proprietaria, la rinchiude poi in una torre, quando un bambino l'ha pagato, magari è un bambino che non ha madre, perché qualcuno ha dato l'ovulo e qualcuno ha dato l'utero, e quindi ci sono bambini che non hanno una madre. Quando l'11 settembre le torri gemelle bruciavano, la gente ha telefonato dicendo: mamma, sto per bruciare vivo, mamma, sto morendo. Quando a Orlando è stato aperto il fuoco in una località gay, la gente prima di morire ha telefonato a mamma: mamma, mi stanno ammazzando. Ci sono bambini, come quello comprato da Vendola, quello comprato da Elton John, non faccio nomi così non mi faccio nemici, i quali non hanno una donna al mondo che loro possono chiamare. Hansel e Gretel e Pollicino, i bambini sono veramente stati mangiati. I bambini sono veramente stati mangiati nelle grandi carestie prima di crepare di fame, mangiamo i morti. E i bambini muoiono per primi, è più facile acchiapparli. È praticamente certo che durante la guerra dei 30 anni i tedeschi siano sopravvissuti mangiando cadaveri, perché non c'era altro. Ma dopo che ci siamo mangiati morti, non osiamo guardarci in faccia gli uni con gli altri. Quindi non è stato raccontato, è stato negato, però è rimasto incastonato nelle fiabe. E oggi ce li mangiamo i bambini? Esistono bambini che vengono rapiti e uccisi per sottrarre gli organi. Esistono bambini che vengono abortiti al 7º, all'8º, al 9º mese. C'è la Planned Parenthood che fa questi aborti, e in cui i tessuti vengono venduti a prezzi carissimi. Come si fa un aborto al 7º, 8º, 9º mese? E che senso ha? Io sono nata di 7 mesi. A 7 mesi un bambino è perfettamente vitale. Se la mamma arriva a 7 mesi, poi impazzisce, dice: io questo nella pancia non lo voglio più, in genere mio uomo mi ha piantato, questo, dice: vabbè signora, d'accordo, ti rifiato, respiri. Le anticipo il parto, lei lo partorisce, io lo caccio in un'incubatrice e il tempo, 48 ore, in braccio a una madre adottiva. Perché ucciderla? Un bambino di 7-8 mesi è perfettamente vitale. Come si fa l'aborto all'8º mese? Ne ha parlato la signora Clinton nell'ultimo duello verbale con Trump, perché dice che quello andrà bene e continuava a finanziarla. Si fa così, si fa nascere il bambino con un podalico. E mentre fuori dal corpo della mamma, che la testa deve essere ancora nella vagina, perché non deve piangere, perché se lo ammazzi dopo che ha pianto, allora è polmoni espansi di omicidio. Quindi ci sono i video, voi vedete il circuito colpicino che si agita, ma la testa ancora nella vagina della madre, col bisturi si taglia qui, si pianta le forbici nel midollo allungato, si allarga le forbici, si mettono le forbici nel cervello e poi si aspira il cervello. E questo bambino diventa tutto floscio. Quindi, Hansel e Gretel e Pollicino sono sempre dispersi nel loro bosco. Con la alfabetizzazione impariamo a leggere e scrivere, diventiamo un pochino più bravi, e compare il romanzo fantastico. Il romanzo fantastico non può essere raccontato nello spazio di una sera, ci va del tempo. Quali sono i romanzi fantastici che hanno superato il tempo? Che contengono qualcosa che appartiene a tutti noi? I best seller, i mega seller, i long seller, quelli che vendono tanto. Ogni editore vi potrà confermare che nessun best seller è un'operazione editoriale, altrimenti ci sarebbe sempre lo stesso editore che la mette in buca. Anzi, tutti i best seller sono cominciati con un editore sterefatto che ha detto: va, facciantemi la copia di sta roba che Dio ce la mandi buona. Pensate che i primi 7 editori inglesi che avevano visionato Harry Potter lo hanno rifiutato. Adesso in quelle 7 case editrici, il funzionario che ha rifiutato Harry Potter lo tengono rinchiuso nello sgabuzzino, insieme alle scope e al folletto nel senso di aspirapolvere e non nel senso di gnomo, che ha già fatto abbastanza disastri. Ci sono i mega seller, i best seller, sono Pinocchio, Alice nel Paese delle Meraviglie, Peter Pan, il Piccolo Principe, e poi ci sono i due bestioni, il Signore degli Anelli ed Harry Potter. Ed Harry Potter contiene linee di cristianesimo molto forti, anche se non sembra, alla prima occhiata. E cominciamo dagli altri. Pinocchio è la storia di un bambino che non è veramente un bambino, un padre falegname che fa il falegname, si chiama Giuseppe, ma non è esattamente suo padre. Pinocchio è la storia di un creatore
che crea una creatura imperfetta, ma con la libertà. Con libero arbitrio. E questa creatura, Pinocchio, tutte le volte che ha una scelta, fa sempre la scelta sbagliata. Tra l'altro c'è un tale che lo porta sulla strada della perdizione che si chiama, dunque si chiama Lucifero, no, Lucifero, quello che è Lucignolo. Quando si dice la combinazione, ma alla fine fa la scelta giusta, allora diventa simile al suo creatore. Comunque ci raccontano di un burattino che muore per diventare bambino, ci stanno anche raccontando della morte del figlio. Perché? Come il burattino muore per aumentare la sua spiritualità a diventare bambino, un bambino quando muore aumenta la sua spiritualità. Pinocchio ci racconta la morte del figlio. Perché la morte del figlio ci sconvolge così tanto? Nella letteratura fantastica noi mettiamo l'orrore assoluto. Perché siamo diventati post-cristiani, siamo diventati laici. In un mondo molto credente, fino all'illuminismo, quando qualcuno moriva, tutti erano con lui. E tutti erano convinti che se tu vedessi la luce dove mi trovo adesso tu non piangeresti segnami. In un mondo laico, in un mondo sempre meno cristiano, la morte del figlio diventa insopportabile. Peter Pan. Peter Pan è stato perso da sua madre. Che vuol dire che ho perso mio figlio? Vuol dire che mio figlio è morto. E sta nell'isola che non c'è quei bambini perduti. Che vuol dire ho perso mio figlio? Vuol dire che mio figlio è morto. Si racconta di Peter Pan nel primo capitolo. Si dicevano di lui cose molto strane. Si diceva che quando i bambini morivano, Peter li accompagnava nel primo tratto di strada, perché non ne fossero terrorizzati. Peter Pan è l'angelo della morte. E dove sono morti questi bambini? In ospedale. Anche questo spiegato nel primo capitolo. I sentieri dell'isola che non c'è hanno la stessa forma del grafico della febbre che è davanti ai letti in ospedale. Nel Medioevo i bambini crepavano come mosche, ma a casa in braccio a mamma. Adesso vanno a morire da soli in ospedale. Un posto terrificante, dove la loro impotenza è totale. E la mamma, magari, andava a trovarli la domenica e portava il pacchetto con i dolcini e le restituivano scarpine e vestitini perché il bambino era morto il giovedì, non c'era il telefono. I bambini morivano soli, i bambini erano terrorizzati. Peter è terrorizzato. Tutte le volte che dorme, Wendy deve ninnarlo perché altrimenti ha degli incubi spaventosi. Peter Pan gronda sangue, ci descrivono il sangue che è sulle lame dei pirati e degli indiani che si infizzano tra di loro. Sì, è tutta una bolla, domani saremo tutti vivi, ma il sangue c'è, le lame fanno male, i pistoli sono lame, gli aghi di siringa sono lame. Peter è un bimbo piccolo che dà ordine a tutti gli altri. Quando lui non c'è, nell'isola che non c'è, sono tutti fermi. Quindi è il sogno di un bambino impotente. E nel primo capitolo c'è un altro fantasma atroce che incombe sulla nostra epoca. Tutte le volte che la mamma di Wendy, avete notato che i tre bambini in visita hanno addosso un pigiama per tutta la narrazione, la mamma di Wendy dice al marito che è incinta della prima figlia. E il marito fa tutti i conti e dice no, ma non ce lo possiamo permettere. Che ride. Poi col secondo bambino è lo stesso, lui fa tutti i conti e dice no, non ce lo possiamo permettere. Col terzo bambino è lo stesso, lì ha un effetto comico. Perché l'aborto era a quell'epoca impensabile, almeno non se ne parlava. Adesso ci scorre veramente il ghiaccio lungo la schiena. Io ascolto le voci delle donne che mi dicono perché nessuno mi ha fermato, perché nessuno in quel maledetto ospedale mi ha detto signore lei potrebbe rimpiangerlo. L'ho fatto perché io non volevo, sarebbe stato un problema sul lavoro, l'ho fatto perché mio marito non lo voleva, in realtà tuo marito non si era reso conto che l'avrebbe voluto, se tu l'avessi fatto dopo un po' si sarebbe adattato. Dottoressa, ho 50 anni e sono rimasta incinta e io ero contenta, ma il marito non lo voleva, allora io ho abortito. Se qualcuno mi avesse detto una parola buona in quell'ospedale mi sarei fermato, ma non me l'ha detto nessuno. Poi mio marito mi ha anche lasciato. Ma secondo lei ho fatto la fesseria? Caspita, voi che ti dica. Certo che ho fatto la fesseria. Quindi quell'accoglienza che non è data allora, dalla adesso. Vai in un centro di aiuto alla vita, diventa la zia di un bambino a distanza, in vicinanza. Aiuta un altro, accogli la vita. Perché in qualche maniera ha rinnegato la tua funzione, la enorme differenza che c'è tra l'uomo e la donna, che noi abbiamo un corpo fatto in maniera tale che possiamo accogliere un'altra creatura umana dentro di noi. I maschi no, e questo vuol dire essere femmina. Non vuol dire avere i tacchi a spillo e il rossetto e le gonne, perché io porto le scarpe basse, non ho mai usato il rossetto e non porto le gonne, sono femminile al 100%. È una femminilità diversa da quella con i tacchi, ma non sono meno femmina, semplicemente come il cotone e la seta sono tutti tessuti, non è che il cotone è meno tessuto della seta. Noi stiamo rinnegando questo. E quando qualcuno
si mette i tacchi a spillo e il rossetto perché vuole essere femmina, no, quello veramente è uno stereotipo, non è quella la femminilità. Il piccolo principe è una storia terribile, scritta durante la seconda guerra mondiale, da un aviatore che aveva visto le città bombardate, parla di morte. Un bambino senza padre e senza madre, sradicato da tutto, il piccolo principe va verso la morte. E poi c'è Alice. Alice nel paese delle meraviglie. Alice corre sulla terra, sull'erba. Alice cade nel tunnel verticale che è la casa del Bianconiglio. Alice dove sta andando? Alice sta andando sottoterra. La prima versione di questa storia terrificante si intitolava Alice in Underground, sottoterra. Poi qualcuno ha fatto mente locale e ha deciso di cambiare il titolo. Alice è una storia che non segue nessuna linea narrativa. Non c'è protagonista, non c'è l'antagonista, non ci sono i buoni, non ci sono i cattivi. È una storia di una dissociazione mentale. Questa bambina cade, non sa più chi è. Dice, ma io non so chi sono. Come non serve dire, non so chi sei. Dice, ma poi dice, ma tu come ti chiami? Tu chi sei? Dice, non lo so. Dice, ma non lo sai. Dice, prima ero alta, poi sono piccola, non so chi sono. Come non so chi sei? Perché Alice ci piace così tanto? Consiglio, leggete sempre i libri in edizione integrale, come li ha scritti l'autore. Se vi procurate una qualsiasi copia di Alice, ci sono 15 pagine che precedono, che spiegano tutte le metafore non si possono spiegare, non ha senso. E c'è scritto, non potete capire Alice se la affrontate da un punto di vista di una logica normale. La logica non è normale o normale, la logica o è o non è. Alice è una storia assurda. E poi ti racconta la storia dell'autore, che anche qui ci serve molto da dire. Alice funziona perché la storia è una dissociazione mentale. Alice è dissociata. Non so se lo sapete, ma l'autore aveva, oltre ad essere un professore, aveva un hobby stranissimo, era un fotografo. Sapete che cosa ha fotografato? Lui ci ha lasciato 400 fotografie di 400 soggetti diversi, più 406. Sapete qual era l'unico soggetto che ha fotografato? Bambine di 9 anni, più o meno svestite, che facevano le fatine nei prati. Epoca vittoriana. 400 bambine di 9 anni. Qualcuno di voi conosce 400 bambine di 9 anni? Qualcuno di voi conosce 400 padri di bambine di 9 anni che sono valenti? Scusa, posso fotografare tua figlia svestita, meglio ancora completamente nuda, così te la sposano prima? Diciamo, certo, guarda, aspettava solo te. Dove diavolo come le prese in epoca vittoriana, dove c'è 400 bambine di 9 anni disposte a farsi fotografare a seminude? Con l'industrializzazione l'Inghilterra ha subito un crollo spaventoso, anche etico. Gli operai venivano sottopagati, spesso per sopportare la vita durissima, bevevano moltissimo, sprecando ulteriormente, i bambini venivano abbandonati negli orfanotrofi. E molte bambine erano in orfanotrofi, molte bambine venivano prese, perché chiunque andava, dice quel bambino lì lo prendo io, sì prego, non si preoccupi, va benissimo, dice devo firmare qualcosa, no, va bene così. Un terzo dei bordelli nella Londra vittoriana era specializzato in bambine, esattamente come un terzo dei bordelli è specializzato in bambine in Thailandia o in Brasile. Dove le prendi 400 bambine di 9 anni? O in un orfanotrofio o in un altro posto ancora peggio. E queste bambine, per sopravvivere all'orrore, il cervello si dissocia, si stacca dalla realtà e si rifugia in un'altra realtà alternativa che è comunque una realtà da incubo. Avete notato che Alice non nomina mai padre e madre, lei è staccata da padre e madre, come noi siamo staccati dai nostri antenati, il medioevo, quello che ci ha preceduto, noi siamo completamente sradicati. Perché ci piace Alice? Perché noi siamo Alice. Noi siamo un'epoca folle, noi siamo un'epoca psicotica, noi siamo un'epoca che ha rinnegato la realtà. Adesso il reale non ha nessuna importanza, l'importante è come ti senti, quella è la cosa fondamentale. Per cui Vladimir Guadagno si sente una donna. La signora Fedeli si sente laureata. Io mi sento... Io mi sento una strafiga imperiale. E soprattutto, io so, fa parte del mio essere, è la mia, il tessuto per la mia anima, la certezza assoluta di avere la taglia 42, perché in realtà io peso 51 kg. Quindi sono andata in un negozio e ho detto alla commessa, vorrei per me una giacca 42, possibilmente blu. La commessa ha detto, signor, 50, forse 52. Allora sono andata dal mio avvocato perché volevo denunciarla per discriminazione e istigazione all'odio razziale. Il mio avvocato...
detto: dottoressa, respiri lungo, prende 10 gocce di vaglio, vedrà che si sente meglio la pianta e dire fesserie. No, scusate, parliamone. Perché solo quando la dico io sono fesserie. Perché ci sono degli amici in Spagna che per aver guidato un autobus sui cui infiancate c'era scritto i bambini sono maschi e le bambine sono femmine, si sono beccati una denuncia per discriminazione e istigazione all'odio razziale, per cui l'autobus è stato sequestrato e adesso lo stesso rischiano gli amici italiani che hanno fatto la stessa cosa. Io ho una denuncia per discriminazione e odio razziale per aver affermato che il tubo digerente è stato creato per digerire e nel momento in cui viene coinvolto in attività che non siano digerire rischia di subire dei danni gravissimi. Non me lo sono inventato. Non ho cominciato a dirlo per fare del male a persone che volevano vivere in maniera diversa. Io mi sono laureata negli anni 70, quindi ai miei tempi esistevano libri dove mi spiegavano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la cosiddetta omosessualità maschile è biologicamente perdente ed è una tragedia sia dal punto di vista della tortologia, cioè dell'anatomia della cavità anale, sia dal punto di vista dell'infettivologia. Per quale motivo? Perché la cavità anale è stata fatta, chiedo scusa per l'argomento, ma così è, per essere percorsa dall'alto verso il basso dalle feci. Le feci hanno una circonferenza che oscilla tra 2,5 cm e 5 cm. Nel momento in cui viene penetrata dall'ano, che ha una circonferenza di 11 o 12 cm, circonferenza, non diametro, non vi fate illusioni, vi bisogna dividere per 3,14, è evidente che subisce dei danni. Dato che subisce questi danni, se c'è in giro una qualche malattia infettiva, questa malattia infettiva colpisce di più. Tanto più che la cavità anodentale fa parte del tubo digerente e quindi ha anche una capacità assorbente. Se ci sono virus e batteri, assorbe immediatamente e dispara verso il fegato. Signori, è fisiopatologia chirurgica. Non sono solo le cose che io ho studiato sui miei libri, sono le cose che ho visto con i miei occhi. Perché ho fatto il chirurgo endoscopista e io lavoravo nei famosi anni dove c'era già l'AIDS e non c'erano ancora gli antiretrovirali. Le cose che ho visto io adesso non si vedono più, per fortuna, qui. Ma gli antiretrovirali, che sono molto cari, in Brasile e in India, non ci sono. E lì c'è 1 milione di morti l'anno tra maschi e femmine, ma soprattutto maschi, di AIDS. E poi non c'è mica solo AIDS, c'è l'epatite B, c'è l'epatite A, che il suolo fecale si sta trasmettendo anche lui, c'è la vecchia sifilide che sta rialzando la testa, la vecchia gonorrea, poi ci sono i condilomi. E ci sono persone che sono morte mentre le tenevo in braccio. E mi hanno detto: perché nessuno me l'ha detto prima? È tutto qui. Io non voglio che qualcuno mi dica: tu lo sapevi, non me l'hai detto. Io te l'ho detto. Poi tu fai quello che vuoi con questa informazione, ma io te l'ho data. Perché è mio dovere farla, darla. Certo che non ho mai detto che tutte le volte che se una persona viene penetrata da dietro ha un'incontinenza fecale, così come non ho mai detto che se fumi una sigaretta crepi di cancro al polmone, o se fumi due sigarette crepi di bronchite cronica. Ma il legame c'è, ed è un legame innegabile. A questo punto è scoppiato un casino infernale. Tutto questo succedeva a gennaio, dopo che ho detto queste cose qua. Tumba e lame inenarrabile, tutti dovevano dire la loro, c'è stata la Cichei, Mario Mieli, eccetera. Ah, poi abbiamo avuto la ciliegina sulla torta, che sono Cruciani e Pareggio, ci perciò Gesù Bambino che ci scappi. Dunque, in tutto questo infame casino c'è qualcuno che dice una roba sensata. C'è una voce molto dolente che si alza e c'è l'associazione genitori omosessuali che chiede all'ordine dei medici di Torino che mi fermino, vedete, dite a questa dottoressa che i nostri figli sono molto fragili. E vai. Finalmente qualcuno ha detto qualcosa che abbia un senso. I vostri figli sono normali o fragili, perché o sono normali o sono fragili. A me stanno dicendo che sono talmente normali che li stanno dando i bambini. E allora piantiamo di dire fesserie. I vostri figli sono fragili. E non è vero che sono fragili perché c'è l'omofobia. Perché ci sono popolazioni che sono discriminate in maniera terrificante. Gli ebrei sono stati discriminati in maniera terrificante, i cristiani sono in questo momento discriminati in maniera terrificante. In Pakistan un ragazzo è appena stato torturato a morte, da 5 anni la signora Asia Bibi è in prigione per il solo fatto di aver detto il Padre Nostro. In Nigeria chiudono le chiese con la gente dentro la domenica e danno fuoco. Ma questi non hanno un tasso di suicidio più alto degli altri, né un tasso di nevrosi. Sono infelici,
se gli hanno bruciato vivi i figli, questo mi pare evidente. I vostri figli sono fragili. I vostri figli sono fragili perché sono rimasti incastrati in un ruolo che è biologicamente perdente, così e basta. È biologicamente perdente perché la sessualità è nata, esiste, perché uomo e donna si incontrino e nasca la generazione successiva. È biologicamente perdente dal punto di vista anatomico, biologicamente perdente dal punto di vista di fisiologia. Quindi, guardiamoci in faccia io e voi e diciamoci la verità. I vostri figli sono fragili perché hanno un comportamento biologicamente perdente. Voi non siete genitori di ragazzi omosessuali. L'omosessualità non è la loro identità. Non è un'identità, è un comportamento biologicamente perdente che uno può avere per un periodo della sua vita. Un periodo della sua vita che in molti casi dura anche tutta la vita, in molti no. È un comportamento. Non è la loro identità e non è la vostra essere genitori di genitori omosessuali. La vostra identità è essere genitori di Carlo, genitori di Gianluca, genitori di Giuseppe, eccetera, che forse ha un comportamento perdente in questa fase. Cosa dovete fare con i vostri figli? Quando vi dicono io sono omosessuale, dice figlio, io ti amo tantissimo così come sei. Qualsiasi cosa tu sia, io ti amo, qualsiasi cosa tu faccia, io ti amo. Però sia chiaro che io non sono affatto convinto che questa tua condizione sia genetica, è una scemenza, e che sia definitiva. L'altro dice, no, ma guarda che io sono nato così ed è così per sempre. Dice, vabbè, su questo non siamo d'accordo. Io continuo a ripeterti che non è genetico, non è definitivo, ma che ti amo tanto. E andate avanti su questa direzione. Sono stata definita un campione di omofobia. Cosa vuol dire che sono omofoba? Al suicidio il figlio così. Lo porti a suicidio, ovviamente ho cantato a suicidio. Lo porti a suicidio? Io ci sono passato e so cosa vuol dire che figlio. Lo porti a suicidio il figlio. Davvero? Sì. Voi vi siete suicidati? Voi vi siete suicidati? Io sono mamma di un figlio omosessuale. Allora signora, lo tieni fuori. Lo amo e lui è nato così. Non è nato così. È nato, zitta. Non è nato così. Non è nato così. Morto per droga e ho detto perché io non devo accettare mio figlio omosessuale quando una madre sta piangendo un figlio morto. Aspetta, lei deve amarlo e devi accettarlo, ma non è vero che sono adesso me ne vado perché mi conosco. No, non è sì, signora, sono molto molto comodo andare via, troppo comodo andare via, avete detto la vostra, adesso ascoltate, signora, è inutile parlare con droga, sentite parlare un medico per favore, alla fine le do il microfono, inutile spuntare con le droghe, alla fine do il microfono a ognuno di voi, io do il microfono a ognuno di voi, io do il microfono a ognuno di voi e vi faccio parlare. Ci parliamo sopra l'uno con l'altro perché non si capisce nulla. Che cosa vuol dire? Dopo il signora non vada via, le do il microfono. Ma poi siamo noi violenti allora, siamo noi violenti. Ci manda a cagare perché dice che l'omosessualità, dice che l'omosessualità non è una cosa naturale, ma lo sa che gli studi scientifici la smentiscono? Signora, questo non lo sa? Signora, suo figlio è nato così. Suo figlio è destino di amare una donna e mettere al mondo dei bambini. Suo figlio è destino biologico. Com'è? Certo, suo figlio ha un harem di donne. Ha un harem di donne, mio figlio. Benissimo. Bravo, bravo. Benissimo. Signora, resti, aspetti fino alla fine. Aspetti fino alla fine, ma secondo voi? Cioè, ribattiamo. Io una cosa come questa la potevo fare per odio, ma cosa me ne importa? Ma cosa me ne importa se i ragazzi vanno con gli altri ragazzi? Ma cosa ci ho rimesso? Qualcuno di questi mi ha mai dato fastidio? Ci ho mai rimesso qualcosa? Nulla. Perché sto facendo tutto questo? Che voi mi crediate o no? E io vi giuro su quello che volete, io vi giuro su Dio, io credo profondamente. Scusami Silvana, prima che vada via la madre, io frequento ragazzi un'associazione, signora Blu,
Sa che i ragazzi che frequento io vengono a chiedermi aiuto perché non possono più andare in bagno, in gabinetto, perché quello che dice la De Mari, che ho scoperto dopo anni di cose che io dicevo e le sentivo dire dagli stessi ragazzi e le ho vissute, quindi sono testimone di questo. Non riescono più a fare la cacca, non riescono più a defecare, non riescono più, hanno fatto tutte le malattie, io delle volte non lo dico per questioni di tempo, io ho fatto tutte le malattie, ancora oggi subisco, ancora oggi, per favore, se volete parlare alzate la mano e parlate su quello che vi piace, però nessuno può evitare, nessuno può evitare di dire quello che la scienza dice. Per un omosessuale, come ha detto la De Mari, come ho scritto anche sul mio libro, le note scientifiche dicono che gli omosessuali prendono le malattie, condilomi, io le ho fatte tutte. E ancora oggi pago le conseguenze. E vi dico un'altra cosa, voi siete, non fatevi usare da questa società che vi vuole usare. Perché quando vi verranno gli anni, l'omosessualità non esisterà più. Abbiamo paura, se volete parliamo con... Siamo qui per parlare a voi, cercavamo voi, degli altri non ce ne frega niente, questi sono siamo lì. Siamo venuti qua per voi. Noi ci siamo la vita per voi. Che cosa vuol dire? Io ti amo vuol dire che c'è la privativa, il most morte, non voglio che tu muoia. Non voglio che tu muoia di AIDS, se muoi di AIDS, non voglio che tu mi venga a dire, tu non me l'avevi detto, porca miseria. Le percentuali non smentiscono, questi sono studi scientifici. Non ho preso ancora una malattia, non ho fatto di sesso, tu ne hai prese tante, stai attento a te, scusa. Vabbè, c'è andato bene di testo, però la scienza, che non è ideologia e come non è un'opinione, dice che l'omosessualità, come dice la dottoressa De Mari, tu hai il 90% di prendere l'AIDS e di prendere le malattie trasmissibili. No, non è vero. Quello dove prendi le malattie trasmissibili è chi subisce il sesso anale, sia che sia maschio che sia femmina. Per il resto il sesso anale si sta espandendo anche alle femmine. Lo reclamizzano tutti i giornali femminili. Perché il sesso anale lo prende di più? Perché ci sono sempre delle lacerazioni, sempre. Non è possibile che una roba di 12 cm di circonferenza, e perché dopo, puoi aspettare 10 minuti? Ok, ce la può fare? Dai, ce la può fare, siamo sicuri che ce la può fare. Che cosa vuol dire che sono omofoba? Che io sto rischiando tutto, ho buttato via una carriera di scrittore, ho buttato via una carriera di medico, perché li amo, che loro ci credono. Che sono omofoba vuol dire che quando mi telefono uno dei miei pazienti, sì, è successo anche a me, e mi dice, dottoressa, ma sa porca miseria che aveva ragione? Sono stato 6 mesi senza masturbarmi, sono stato 6 mesi senza guardare porno e adesso comincio a avere produzioni notturne nei sogni, sogno le donne. Io sono felice. E adesso chiedo ai genitori dei figli omosessuali, inclusa la signora in azzurro che è andata via e mi dispiace. Ma se vostro figlio mi dice, mamma sai, sì certo Stefano, tanto carino, ma mi sono innamorato di una donna vera che mi fa le lasagne vere invece di mettermi nel fondo i sofficini Findus che scusate fanno schifo, voi non fate salti di gioia. Ma se vostro figlio vi dice ho messo il pene nel corpo di una donna e ho generato un figlio, invece di far giocare gli uomini con l'ultimo pezzo del mio tubo digerente, voi non siete felici. La vostra la potenzialità è di essere maschi, di amare le donne e mettere al mondo dei bambini, non di far giocare altri maschi con il vostro tubo digerente. Vi hanno raccontato il contrario, vi hanno mentito. Sentimento, parla solo di queste cose, ma sentimento dove lo mette? Perché non riesco a innamorarmi della donna, io mi sono innamorato di un uomo, ci conosco da 6 anni e sono felice. La sua potenzialità è questa. La sua potenzialità è quello che voglio io, non quello che vuole lei, ma la mia potenzialità è questo. Esatto, ma io gliel'ho impedito. Ma non a fare queste strade, andando in giro a parlare queste cose, sa cosa fa lei? Sa cosa fa? Sì. Crea disturbo nelle persone che erano come me, perché io ho vissuto. No, allora lei non è più gay, io dico lasciami parlare. Perché io vivevo qui in questo paese. Sì. A un certo punto me ne sono andato, perché? Perché non riuscivo a vivere veramente quello che ero. Cercavo di andarci contro in tutti i modi possibili e immaginabili. Io sono uno di fede, io ci credo, non sono uno che non ci crede. Anch'io sono andato a Medjugorje, ma la Madonna non mi ha fatto miracolo. Ma io non ho avuto un miracolo, io mi sono fatto sedere così per arrivare dove sono arrivato. Io sono ho cambiato lavori, io me ne sono andato di
qua, per 2 anni me ne sono andato da questo paese, ok? La gente si chiedeva dove fossi, poi l'ho scoperto in Facebook e mi hanno sputtanato. C'è anche chi ha detto, tra di voi, tra quelli che sono qui, mia madre è malata di Alzheimer. C'è chi ha detto, tra quelli che sono qui, che mia madre ha fatto un ictus perché ha scoperto che io sono gay. Allora, se lei deve alimentare queste persone, si vergogni. E si vergognano queste persone che dicono queste cose. Io non ho... Due, io sono cresciuto così. Io ho la famiglia perfetta. Un padre che non mi ha mai fatto mancare niente. Una madre che non mi ha mai fatto mancare niente. Una sorella e un fratello. Esemplari, esemplari. Eppure io sono cresciuto senza nessun altro influenza esterna, ok? Perché ho fatto il catechismo qua, sono qua le mie catechiste stasera. Ho frequentato le scuole qua. Sono questo l'auditorio dove facevamo le attività con i ragazzi. Ho frequentato tutto quanto qua, una persona normalissima. Eppure cosa avevo dentro di me? Mi innamoravo di ragazzi. E cosa ho dovuto fare? Andarmene, perché c'erano persone come voi che non accettavano questa realtà. Sono andato e oggi sono qui. Ma sono qui, sempre a questa cosa, non per dire o gli omosessuali, perché io non sono uno di quello che dice che l'omosessuale è la verità e che non esiste l'uomo e la donna. Ma grazie a Dio che esiste l'uomo e la donna e che si nasce da uomo e donna. Io questo non lo metto sicuramente in dubbio, ma dico anche, guardate che ci sono anche io. E ho la voce, e nel mio paese ho fatto tante più cose di tanti altri che invece se ne fregano, magari sono eterosessuali e non fanno un cazzo, ok? Mi scusi, lei è nato da un uomo e una donna. L'affettività tra l'uomo e la donna non serve per la nascita della vita. L'affettività, io non riesco a fecondare lei, ok? Non riesco, non mi tira, le va bene? Le va bene? No. Ma quindi lei, ti chiudo. Posso parlare? Da omosessuale, da persona che ha vissuto da omosessuale, a te, come ti chiami? Fabio Marini, mi chiamo. Fabio. Allora Fabio, ascoltami, io ho parlato, non ce l'ho, io te l'ho detto, e noi qua anche la De Mario lo può dimostrare, non stiamo parlando delle persone omosessuali, stiamo parlando di una certa ideologia gender e ideologia gay. A te non pare, ti faccio una domanda, non ti pare che ci siano delle esagerazioni su questo tema ideologico e politico? Mi pare assolutamente. Da omosessuale, te lo dico, da omosessuale a omosessuale. Hai mai visto... Dico, ma perché l'ho vissuto, non posso negare una parte, sì, ho capito, ma non posso negare una parte di anni di me stesso. Ma io non lo sono più, ti dico che si può uscire se uno lo vuole, ma non ti posso obbligare, sei libero. Però ti ho fatto un'altra domanda, mi rispondi a questa domanda, mi spieghi perché tutti i locali omosessuali sono locali di addescamento dove si tromba, me lo spieghi questo? Pagati con i soldi dello Stato, sei d'accordo? Io non ce l'ho con te che viene alla cosa. Ma quali può? E allora tutti quei ragazzi là te ne freghi? Tu sei cattolico? Io mi interesso degli ultimi. Io mi interesso degli ultimi, sono pieni di locali. Il mio libro ne indica le questioni. La polizia lo sa benissimo quante rotate deve fare, quante malattie si prendono. Perché i ragazzi eterosessuali che vanno in discoteca non vanno a lavorare? Cosa vanno a fare? Ma non fanno, non hanno i locali. Non hanno i locali con dentro. Ascolta. Tu non vuoi fare, tu vuoi far carriera con il mondo LGBT, ascolta me. Di la verità! Di la verità! Vai a rimanere sui siti dei nostri gay! Con te quella tessera che non serve la politica! Non mi interessa, però ti sto dicendo da ex omosessuale che ho vissuto e so ancora la realtà perché io frequento. Se quei covi non sono organizzatori, non sono organizzatori di incontri per fare sesso. Dimmi che non è vero. Tu stai negando la realtà. Allora a me interessa questa cosa, come interessa a lei, che è una dottoressa, proteggere queste persone. A me di te, del tuo fidanzato, che state bene, non ci interessa niente. Ma non potete toglierci il diritto di parlare da cristiani, in chiesa, di avere diritti, se pensate di Dio. Come tu dici che sei andato nell'altro paese, sai cosa ti facevano a San Francisco? Con i pantaloni, con il sedere così, questo era il mondo omosessuale. Tu sei una mosca bianca, se vero quello che dicevo. Ma allora quello che vediamo nelle parate cosa sono? Ma mi dispiace per te che quello che vediamo nei telefilm cosa sono? Mi dispiace per
guarda che hai frequentato solo quelle ma cose. Ma quale solo? Sono vent'anni di vita. Io lavoravo con Vladimir Luxuria. Oh, caro mio, tu cosa facevi? Quanti anni hai? Sei mai stata alle conferenze del Cairo e Pechino? Li vogliono far fuori. Studiate, caproni. Sì, perché la passione io vedo tutta gente morire. Ho visto gente morire e sono preoccupato per te, perché le tue potenzialità da maschio le potresti tirar fuori per fare dei figli. E la gioia che io ho oggi di avere una figlia è una gioia immesurabile. Voglio mettere in chiaro una cosa: io non appartengo a nessuna associazione, arci gay, LGBT o compagnia varia. A volte mi danno anche fastidio quei termini, perché ci ghettizzano. Io sono un uomo libero, ok? Nato libero, nato così, cresciuto così, ma non tollero che si vengano dette, specialmente da lei, cara medico, che dice medico, però ci sono medici e medici, perché lei dice questa cosa, ma la maggior parte di tutti gli altri medici dicono ben altre cose. Io non tollero... Se ne ritorno alla professione... Ascolta, siamo qua con menti carabinieri, ci avete tolto la chiesa, ma facci il favore, va. Guardiate la realtà, ma guardiamo la realtà, finitela, va. Che finirà questa ideologia e vedrete la realtà. Come lui, e non ascoltate altri omosessuali che hanno bisogno di esplorare la loro vita perché non sono contenti. Non si parla degli abusi, non si parla delle persone che vengono a piangere perché non riescono più a defecare. E tu vieni a parlare di questa dottoressa che ha avuto il coraggio. Cosa gliene frega lei? Una grande scrittrice che viene qua? Non è che gliene frega lei, a me che lavorava in comune. Che la realtà che ho visto io non è totale, è parziale. Esattamente come sono la prima a riconoscere che quando lavoravo a San Luigi Gonzaga, dove era un ospedale pneumologico, la realtà del fumo che vedeva era parziale. Solo il 20% dei fumatori muore di cancro del polmone. Quindi non possiamo dire che il fumo causa il cancro del polmone, per decenni non abbiamo potuto dirlo, perché le case produttrici di tabacco si denunciavano. E c'era sempre quello che diceva, ma no, non è vero, io ho fumato per 50 anni e sto benissimo, tu stai raccontando delle storie. Ma il rapporto tra il fumo e il cancro del polmone è innegabile. Io ho visto gente morire, come ho detto, non solo facevo il medico, prima che arrivassero gli antiretrovirali. E l'AIDS, voi non l'avete visto, adesso esistono gli antiretrovirali, non ve lo siete beccato, mi fa enormemente piacere, anche perché se non c'è promiscuità sessuale è benissimo, è difficile beccarsi. Ma vi assicuro che dopo averlo visto è spaventoso. E chi pratica sesso anale, sia maschi che femmine, sesso anale è stato imposto già negli anni 80 alle prostitute nigeriane, che sono l'ultimo anello della catena, sono devastanti perché dove ci sia un'immunodeficienza, le lesioni anali, il scesso, i condilomi, sono delle robe, descrivere la sifilide in una persona che ha AIDS, quindi quello che viene fuori, è spaventoso. Ho visto addirittura la gangrena del retto. E poi sono andata a fare il medico in Etiopia, nel 1976. E c'era Mengistu, che è un dittatore, c'erano i cubani e i sovietici. E l'Etiopia è stata per i soldati dell'Armata Rossa quello che Haiti è stato per i gay degli Stati Uniti. E nel terzo mondo queste lesioni sono spaventose. Nessuno vi vieta nulla, non solo, ma sono una delle pochissime persone, e le altre sono Magdi Allam, Oriana Fallaci, Ida Magli, Alexander Del Valle e pochissimi altri, che hanno parlato e continuano a parlare contro l'assassinio delle persone omosessuali in Iran, in Arabia Saudita, a Gaza. In un mio libro, Gli ultimi incantesimi, ci sono una coppia di omosessuali messi in prigione, perché io voglio la vostra vita e voglio la vostra libertà. Volete essere omosessuali, dovete avere il diritto di esserlo, e io mi sono battuta per voi, mentre non ho mai visto a nessun Pride il calo sui ragazzi omosessuali impiccati in Iran. Ma voglio la libertà di parola e me la prendo anche a costo della vita, perché voi non avete idea delle minacce che ricevo. E non le denuncio perché non voglio denunciarle. Di dire questa cosa può danneggiarvi e non è la vostra potenzialità. Il giorno in cui avete 50, 60, 70 anni e forse sarete disperati per come avete passato la vostra vita, e lo dico perché ho sentito uomini disperati. Sono morti tra le mie braccia, ho detto ma cazzo dottoressa, non me lo potevate dire. Non voglio essere tra quelli a cui voi potete accusare dicendo tu lo sapevi e non me l'avevi detto. Cosa ne fate di questi libri? Di questi libri cosa ne fate? Il gusto? Il gusto? Non mi arrivo
detto che tutte le volte, tutte che l'anno viene passato da qualcosa che abbia più di 7 cm di diametro, che si chiamano fecaloni, perché pensiamo che sia roba del basso, subisce un danno. Quei libri sono veri o falsi? Può parlare di sentimento e non di acqua, per favore? Allora mi ha convinto, parlo di sentimento, dopodiché finisco il mio discorso e poi vi cedo il coso. Vi parlo di sentimento, Ladislava. Se l'ami, ami qualcuno, vuoi la sua vita, non il suo male. Se col pene sfondi le fibre dello sintetico interno di qualcuno, non lo ami, lo stai odiando. Non è amore, né con le donne né con gli uomini. E finalmente arriviamo al Signore degli Anelli, e concludo qua. Il Signore degli Anelli arriva a concludere tutto, tutta la grande narrazione fantastica, e finalmente ci parla della grazia e ci riporta alla realtà. Il reale esiste, perché la realtà è il sogno di Dio ed è molto infinitamente superiore al sogno di qualsiasi di noi. E Dio ha creato la vita, e per poter creare la vita ha creato l'uomo e la donna estremamente diversi che si attraggono tra di loro. Ed è questo il punto fondamentale, non abbiate paura, perché alla fine la luce è destinata a vincere sul buio e la vita è destinata a vincere sulla morte. Il cervello rettiliano, che arriva fino alle nubi della base, che è destinato a preservare la nostra vita e la nostra sopravvivenza. Il cervello limbico, che sede delle emozioni, e sopra c'è la corteccia cerebrale, che sarebbe la coscienza e il pensiero razionale. La nostra vita è affidata al cervello rettiliano. Vi faccio un esempio. Nessuno di noi può suicidarsi, nemmeno davanti alle più terrificanti torture, smettendo di respirare. Perché quando l'anidride carbonica sale oltre un certo livello, il cervello rettiliano riattacca il respiro. È una fortuna, altrimenti ci saremmo suicidati tutti decine di volte da bambini per dispetto a mamma o qualcosa del genere. Il cervello rettiliano fa sparire le diete. Vi do questa informazione, così la piantate di fare diete, la piantate di ingrassare, perché le diete fanno ingrassare. Perché fa fallire le diete? Perché detesta dimagrire, vuole vivere. Quindi quando noi lo sottoponiamo a delle restrizioni, a un certo punto innesca un meccanismo che si chiama abbuffata. La abbuffata consiste nel mangiare migliaia di calorie in pochissimo tempo e si fa quasi in uno stato di trance, perché la volontà non riesce più a fermarla. Il cervello rettiliano, che vuole la nostra riproduzione, ci spinge verso il sesso opposto. I rettili si vanno verso il sesso opposto, il coccodrillo maschio va verso il coccodrillo femmina, e il coccodrillo femmina va verso il coccodrillo maschio. Nel cervello rettiliano compare già un'emozione, una sola, tutte le altre sono nel cervello limbico. Questa emozione è la maternità. La maternità è l'emozione più antica che esista, compare già nell'alligatore. L'alligatore mamma e l'alligatore bimbo, se separati, esprimono dolore. Se voi toccate l'alligatore bimbo davanti all'alligatore mamma, voi esprimete dolore e c'è il rischio che non abbiate più lo stesso numero di arti che avevate in precedenza, perché l'alligatore mamma vi trasforma in merenda. Sopra c'è il cervello limbico, dove ci sono tutte le altre emozioni, di cui la maternità continua a essere molto forte. Chiunque di voi ha avuto una cagnolina in calore sa che la cagnolina vuole accoppiarsi, che dopo che ha avuto i cuccioli le difette. Ma sopra tutto questo c'è il cervello corticale. Il cervello corticale, questo è un punto fondamentale, dobbiamo capirlo tutti, deve essere in armonia con i cervelli sottostanti. Se invece che essere in armonia ci litiga, noi abbiamo delle nevrosi. La nevrosi più banale che tutti quanti abbiamo sperimentato, la maggioranza di noi, è la dieta. Il cervello corticale vuole dimagrire, i cervelli sottostanti vogliono mangiare, non gliene frega assolutamente niente. Il cervello corticale può essere purtroppo addestrato, perché è basato su neuroni specchio, quindi tende a imitare. Noi possiamo convincere un bambino di qualsiasi cosa. Noi possiamo convincere un bambino che il suo unico desiderio è morire. Per esempio, i bambini palestinesi si fanno fotografare con la cintura esplosiva legata alla vita, perché il loro sogno è morire da terroristi suicidi. I bambini iraniani, durante la terrificante guerra Iran-Iraq,
facevano gli sminatori, l'esercito iraniano usava questi bambini che erano tutti felici, non è che li avessero legati o frustati, di andare a morire, così andare al paradiso, e quindi loro camminavano e poi saltavano sulle mine, gli mettevano al collo una grossa chiave in cartone dorato che era la chiave del paradiso. I ragazzi che hanno protestato perché l'Italia non entrava in guerra, la prima guerra mondiale, volevano andare a morire nelle trincee. Noi abbiamo convinto le donne di due generazioni, si è cominciata con la mia, che in realtà noi non vogliamo diventare madri. È stato uno stilicidio che all'inizio era episodico, le varie donne tutte senza figli, a cominciare da Simone de Beauvoir, eccetera, dicevano no, ma guarda che tu così sei sfruttata. Poi invece è diventato istituzionale, perché queste cose sono state stabilite a vari congressi, di cui quello più famoso è quello di Pechino nel 1994, poi c'è stato Giacarta, eccetera, da minoranze, da gruppi di esperti, dallo 0,000 per 10.000 della popolazione, e poi attraverso l'ONU e la Comunità Europea sono state uno stilicidio che è arrivato a tutta la popolazione. Se noi leggiamo la Bibbia, se noi leggiamo padre Abramo, Dio gli dice la tua discendenza sarà come le stelle in cielo. Di tutta l'antichità la cosa importante era la discendenza. In tutta la vita, fino agli anni 30-40, gli uomini volevano avere figli e le donne volevano avere figli. Sulla civiltà occidentale, negli ultimi 50-60 anni, c'è stato un tale stilicidio che noi non osiamo più avere figli. Perché? Perché noi siamo una cultura di morte. Da un secolo a questa parte noi siamo una cultura di morte, per questo abbiamo così tanto odio. Noi non amiamo più la vita. Adesso non voglio riscatenare la polemica, ma lei è omosessuale, vive da omosessuale, io le auguro con tutto il cuore, le giuro su Dio, io credo di vivere felice, ma che un rapporto, figli, non è mai esistito che qualcuno, che gli uomini non volessero diventare padri e le donne non volessero diventare madri. Perché? Perché in basso il nostro cervello, è eccezionale, i nostri cervelli arcaici vogliono questo, i nostri cervelli arcaici si incazzano. Vi do questa informazione, voi non ci credete, ma vi giuro su Dio che è vera. Quando voi fate la dieta, i vostri cervelli arcaici si incazzano. Quando voi non avete figli, quando le donne abortiscono, i cervelli arcaici si arrabbiano e scatenano una marea di grane, dalla depressione agli eczemi. Quando è cominciata la sua allergia a tutti i cibi, signora? Ci pensi bene? Diciamo, ha fatto un aborto volontario. I nostri cervelli arcaici lo odiano. C'è un momento in cui noi abbiamo... Qualcuno di voi ha allevato cavalli? Conoscete qualcuno che allevi cavalli? No. Beh, allora andate da quelli che allevano cavalli e domandate, mi scusi, senta, lei ha mai visto un cavallo che a un certo punto si impenna e tira giù la paratia di legno per andare a accoppiarsi con l'altro cavallo maschio che è di fianco? Mai. Mentre se di fianco c'è una cavalla in calore, il cavallo tira giù la paratia di legno, tira giù la paratia di mattoni, tira giù la stalla. Io ho allevato cani, vi do la mia parola che ho allevato cani. Quando avevo cagnolina in calore, i cani maschi facevano tante fasce per arrivare a casa mia, sono anche venuti giù dal camino come Babbo Natale. Quando avevo cani maschi non gliene frega un fico secco, nessun altro maschio è venuto a fare la corte ai cani maschi. Allora, vi parlo di biologia. La biologia vi dice che gli uomini sono nati per amare le donne e le donne per amare gli uomini. Voi fate una cosa diversa? E le suore infatti fanno una vita assolutamente anormale, loro sacrificano la loro possibilità di diventare genitori e ci auguriamo la loro sessualità, cosa che non sempre succede. Qualche volta, come le cose represse, scappa in maniera atroce, succedono delle robe che definirle schifose, non perché sto parlando della pedofilia, questo è evidente, ok, ma fanno una cosa anormale, non è normale, quindi loro sacrificano a Dio il fatto, la loro sessualità, è un sacrificio. Adesso le do la parola. Esattamente come quando io ho piantato una grana spaventosa come medico, dicendo a Monica, il sistema immunitario che è in ginocchio. Siamo d'accordo? Quindi che persone che vivono nel mondo arabo, dove c'è in Arabia Saudita un sole incredibile, molto forte, e tengano esposte al sole solamente il viso e le mani, hanno sole sufficiente per fabbricare abbastanza vitamina D e serotonina. Che persone alle nostre latitudini, Dio non voglia di pelle scura, quindi anche con una pelle che rifiuta, che respinge i raggi, portino coperti
è una cosa gravissima, causa depressione cronica, tendenza all'obesità, carie, osteoporosi e rachitismo, gravissima nelle donne incinte. L'ho detto solo io, nessuno mi ha preso in considerazione. Qualcuno mi ha preso in considerazione e mi ha detto, ma scusi, e le suore? Oh, finalmente una battuta intelligente. Le suore sono donne che hanno fatto un... Però è un dibattito anche molto aperto. Quindi lei mi conosce, scusi, lei riconosce che quello che lei ha fatto per 20 anni era un tipo di vita anormale che a un certo punto le ha trovato insopportabile. La cosa normale l'ho sposato con 3 figli, siamo d'accordo? Oggi come oggi sì. Basta che non ce l'hai poca di leggere. Signori, vi ringraziamo di essere venuti e speravamo proprio di incontrare voi. Perché purtroppo ci sono dei gruppi economici che vogliono sfruttare queste persone. Noi non ce l'abbiamo con le persone, ce l'abbiamo con l'ideologia, che è un'altra cosa. Quindi vi prego, veramente, che siete giovani, studiate a questi luridi massoni che vogliono cambiare il mondo, che vogliono farci diventare delle pecce, vogliono farci divorare tra di noi. È la verità, andate a leggere, non sono pure i complotti. Perché noi non possiamo parlare? Secondo voi, perché noi non possiamo parlare? Perché a scuola non possono più parlare? Questa è la verità. Quindi fatevi delle domande, non avete delle certezze solo perché ve lo diciamo o no? Io ho parlato per voi. Fate quello che volete. Io vi amo moltissimo, io vi amo. E io sono certa che ognuno di voi abbia la potenzialità di una vita più bella di quella che state facendo adesso. Voi non ci credete, sono la vostra mia che l'ho pelata, non ti sei messo la maglia di là. Che io stia parlando lo riconosco, avete ragione. Ma io vi amo e nessuno di voi può negarmi questo. Perché siete giovani nella legge del desiderio, dietro ci sono altri aspetti molto più profondi che dovresti studiare. Come dice una dottoressa che ha parlato, che è pluridiplomata, studiatele queste cose, non parlate solo di amore e di emozioni. Ah, adesso io sono omofobico, tu che dici che una persona gay si fa inculare? Brava! Brava! Ecco la verità! Perché l'amore come lo fanno gli omosessuali, scusami eh. Posso dire una cosa? Ma consentimento però girate dall'altra parte, non è che si può. Anche io e la mia ragazza quando ci va lo facciamo, girate dall'altra parte. Brava, allegria, però puoi rispettare il fatto, si può rispettare il fatto che ci sono delle persone che credono ancora in libertà democratica ad altre cose? Ma non è così, perché c'è fuori la polizia perché ne dobbiamo parlare. Ma la polizia non sta facendo niente, l'abbiamo dovuta chiamare perché noi ritardiamo i nostri, vengono presi a calci. Questo vi voglio dire, voi non vi rendete conto di cosa state venendo conto. Vergogna, andate a studiare. Buonasera. Altrimenti non si capisce niente. Parlo da ex seminarista, sono stato in Africa a fare di progetti umanitari e vi dicendo. Io rispetto chiaramente l'idea di tutti, però c'è una cosa di fondo della quale ho sentito anche parlare che è sostanzialmente il sentimento. È il sentire, è quella cosa che va al di là e che si avvicina di più a quella parola che chiamiamo Dio, a quel sentimento che sta al di sopra del pensiero, no? Mi date ragione. Altrimenti lei da giovane vuol dire non avrebbe incontrato quel tipo di sensazione che aveva dentro, che l'ha spinta ad andare bene. Poi posso dire che quando mi sono innamorato di mia moglie è stato per me una rivelazione. Io certo. Non sapevo perché mi è stato proibito. Perché dei medici mi hanno detto tu sei omosessuale. Mi hanno attaccato una stella di David qua. Allora noi stiamo dicendo. Allora l'emozione accade. Magari stiamo dicendo. Sto rispondendo, sì. Non ho finito.
L'emozione accade, come tu dici, che viene preso per sentimento, ma non è un sentimento, è un tentativo di riparare la propria mascolinità che purtroppo non hai affrontato nel periodo della pubertà. Questo non lo dico io. Hanno tappato la bocca a degli eminenti psicologi che sono i fondatori dei padri della psicologia, perché bisogna anche sapere questo, come è stata derubricata la storia dell'omosessualità. È stata votata dagli adulti omosessuali che si sono entrati. Inoltre hanno lavorato meglio di noi, questo bisogna dirlo, però hanno depatologizzato per ideologia politica. Questo non è scienza, capisci? Noi stiamo tappando e quindi questo crea sofferenza, non può essere secondo lei, deve essere soltanto verso dall'altra parte. Mi spiego meglio. Se lei dice, io pensavo questo fosse amore, mentre poi ho rivelato dentro di me che era altro, giusto? L'altro ragazzo che dice, dentro di me io sento sostanzialmente che la mia propensione è quella, sento amore in questo. E sentendo amore in questo, io comunque vengo tappato. E lì inizia la mia sofferenza, perché non, se non do sfogo alla mia essenza, a quello che sento io, inizia la sofferenza lì. Aspetta, però. No, allora, l'essenza non è essere omosessuali, come non è essere, che non so io, dottori. L'essenza è essere persona. Non è essere gay, non è... Perché il gay non è persona? Sì, ma non è un'essenza. Non è un'essenza. E quindi l'etero è essenza? No, neanche. La persona è persona. La persona è l'essenza, ma se uno, allora che differenza fa? Può essere appunto, allora che differenza fa tra una persona che è propenso a vivere la sua vita in quel modo lì perché ha quella... Cresci in un ambiente, puoi crescere secondo te senza un papà, con una voce un po' più femminile, con delle caratterizzazioni di un certo tipo? Questo cosa significa? Allora, tu hai una voce maschile, giusto? Sì. Hai un atteggiamento maschile. Sì. Da chi l'hai preso secondo te? Non credo sia faccia parte della mia essenza, di quello che io sono. No? No? È preso da qualcuno che, siccome esistono i neuroni a specchio, tu l'hai copiato da tuo padre. Io il padre non ce l'ho avuto una realtà. Come tutti quelle certi, io il padre non ce l'ho avuto. Ho capito, ma questa è la sua esperienza. Ma non è la mia esperienza, è l'esperienza. Allora, come l'ho spiegato prima, noi abbiamo tre cervelli e uno sull'altro. Sì, ho già sentito questa storia. C'è un qualcosa che sta sopra, che io sono portato a fare, perché altrimenti saremmo tutti a fare pizzaioli. Invece sì. Io faccio un altro mestiere. Abbiamo una regina della medicina, che è l'anatomia patologica. C'è un sentimento sotto. Nelle scimmie, nessuna scimmia va a mettere il pene, quindi con l'uretra terminale, in mezzo ai batteri fecali di un'altra scimmia, perché vorrebbe ripestite, le scimmie non hanno gli antibiotici. Quello che noi vediamo e che vedono in continuazione i biologi è un atto in cui si simula la penetrazione anale, ma non viene praticata. Inoltre le scimmie non hanno neanche il gel e di conseguenza penetrare un altro maschio o anche una femmina sarebbe un dolore terribile. Quindi esistono delle simulazioni, lo so perché ho allevato cani, non ho mai visto un cane penetrare analmente un altro cane, quindi non cominciamo a dire fesserie. Che cos'è l'innamoramento? Dopo, venga qui che glielo dico. Che cos'è l'innamoramento? È una cosa creata da madre natura per spingere i maschi verso le femmine e viceversa, che nasca la generazione successiva. Quello che avete tra maschi o tra femmine è qualcosa di corticale. Voi pensate che sia innamoramento, è molto forte. Scusate, a me piacerebbe ricentrare una cosa secondo me fondamentale, che chi sceglie di amare Dio sceglie anche di seguire determinate cose, i 10 comandamenti e i sacramenti, ok? Questo secondo me è la nostra temperatura. Quindi omosessuali, eterosessuali, noi siamo cristiani e come tale mi dispiace per te, ti perdi il sale della vita. Grazie. Posso un attimo, lei parlare, non è più cattolica, è diventata protestante. Ci sono dei sacerdoti qua, quelli che non ci sono sono al 90% sono eretici. Lo ripeto, perché? Perché sono modernisti. Uno si va a vedere la Pascenti di San Pio X,
dove condanna il modernismo, quindi sono eretici. Quindi se sono eretici non sono più cattolici, non adorano più Dio. Altri sacerdoti sono pure scomunicati perché sono comunisti o cattocomunisti. Questa è la situazione. Purtroppo il cattolicesimo non esiste percentualmente parlando, perché abbiamo perso la fede. Quindi il livello superiore è un discorso spirituale, l'omosessualità e altri disturbi riguardano la parte spirituale. Se non si risolve il problema spirituale, non si risolve quello materiale. Lei non so cosa mi ha fatto in seminario, grazie. Allora, mi scusi, però ti volevo dire questa cosa. Posso rispondere? Sì, grazie. 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 Grazie.